Allora, intanto, come detto prima, vi do il benvenuto a questa seconda sessione dal vivo di Portfolio Review. Diciamo che è una formula sperimentale che già sta cambiando di versione in versione, grazie anche al contributo prezioso di tutti quelli che, vivendo insieme con me l'esperienza, mi stanno dando tutta una serie di suggerimenti per modificare la formula. Insieme stiamo costruendo quella che può essere un'esperienza interessante. La volta scorsa sono uscite tutta una serie di casistiche estremamente interessanti da considerare sia per quanto riguarda quello che è il momento, diciamo, della gestione vera e propria del nostro portfolio, sia soprattutto per la chiave di lettura che abbiamo scelto per questi eventi, ovvero comprendere, ad esempio, la differenza tra ciò che vogliamo trasmettere con il nostro portfolio e ciò che invece poi il pubblico recepisce dall'altra parte. D'altro canto è una regola universale sui social. Tutto quanto è contemporaneamente trasmissione e ricezione, cioè identità e reputazione, vediamolo un po' così. Di conseguenza vale sempre la pena dedicarsi ad una fase di approfondimento per comprendere, in occasioni come queste, cosa vedono gli altri del nostro portfolio, perché magari anche il portfolio più bello, più ricco, purtroppo non raccoglie lo stesso successo di pagine di altri autori decisamente più scarni in termini qualitativi, ma che evidentemente riescono ad agire in maniera differente dalla nostra e raccogliendo poi ovviamente l'interesse da parte del pubblico. E chiaramente tutti noi vorremmo ottenere il giusto riconoscimento dei nostri sforzi. Cerchiamo di capire insieme se in quegli sforzi che abbiamo profuso nei nostri canali, sito, portfolio, c'è qualcosa di perfezionabile, c'è qualcosa da annotare, da mettere in evidenza. Intanto partiamo subito con i giudici, adesso darò a ciascuno di essi la possibilità di fargli un saluto, quindi alcuni di altri giudici ci dovrebbero raggiungere più tardi, quindi Patrizia comunque ha la bambina per cui magari potrebbe capitare che non faccia in tempo comunque a collegarsi, Paola aveva un impegno di lavoro, comunque nel momento in cui dovessero liberarsi arriveranno anche loro. Per quanto riguarda i giudici, iniziamo da Marco De Matteo, e al quale devo tra l'altro alcuni cambiamenti importanti di questa edizione che vedrete anche voi nella griglia. Intanto metto a schermo il profilo Binance di Matteo. Matteo, a te la parola. Eccomi, mi sentite? Oh yes. Ok, ciao a tutti, bentrovati a chi c'era la volta scorsa dei giudici e piacere a quelli che ancora non ho avuto il piacere di conoscere. E, che dire, ok, brevemente, io ovviamente mi occupo di grafica, lo faccio da circa 15 anni, credo più o meno. Ho avuto una formazione piuttosto standard, ho lavorato in agenzie di comunicazioni per all'incirca 10 anni e adesso ultimamente sono più diciamo, concentrato su quello che riguarda il cinema, serie TV e spot televisivi. Boh, che dire, insomma, questa è sicuramente un'esperienza formativa anche per me, quindi diamoci sotto e vediamo di tirar fuori qualcosa di buono. Quindi piacere a tutti. Perfetto, grazie Matteo. Flavio, a te la parola. Eccomi, mi sentite? Oh yes. Perfetto, buonasera a tutti. Allora, io anche sarò breve, sono Flavio Lisa, è un piacere conoscervi tutti quanti. E io nasco come graphic design più di 10 anni fa, poi nel mio percorso formativo da autodidatta ho toccato le varie ramificazioni dal web design all'animazione e quant'altro, fino poi a innamorarmi del brand design, che porto avanti tuttora insieme a un progetto parallelo di fotografia. E niente, questo, diciamo che è tutto. Ottimo, grazie Flavio. Emanuele, a te la parola, l'ultimo dei giudici arrivati qui da noi. Presentati un po', conosciamoci un attimo. Ciao ragazzi, sì, per me è l'esperienza nuova in questa review, ma già abbiamo fatto insieme a Massimo e a Flavio il Behance Portfolio Review a Roma qualche anno fa e già in quell'occasione, insomma, il modo di crescere è stato tanto, perché comunque Massimo è una persona fantastica che ti dà degli ottimi spunti e anche il confronto con le altre persone, che siano giudici o che siano partecipanti, è comunque un qualcosa che ti dà l'occasione di crescere.
Vi parlo brevemente della mia esperienza. Anche io ho cominciato con la parte di grafica, quindi ho fatto studi di grafica e comunicazione visiva. All'interno di questi studi poi mi sono ammalato di una malattia che si chiama fotografia e da lì ho cominciato a studiare anche quella parte. Adesso mi sto specializzando molto sulla fotografia di moda, di ritratti e anche per quanto riguarda la parte di retouch delle foto. E niente, quindi ecco, spero che anche questa occasione sia utile per crescere insieme agli altri. Perfetto, grazie Emanuele, la mia segretaria sta già procedendo al bonifico, ti ringrazio tanto. E spendo solo due parole per, diciamo, segnalare e spiegarvi di che cosa parlava Emanuele. In pratica, qualche tempo fa, fino a poco prima che i BM ci chiudessero bottega, avevamo organizzato su Roma con Emanuele, con Flavio e con altri amici che vedete qui nell'immagine, una nostra versione del BM Solo Review, che in realtà, diciamo, è arrivata forse alla sua seconda o terza edizione. Poi praticamente Bianchi purtroppo chiuse i battenti e qua mi vedete nel splendore dei miei 15 kg in meno. E fondamentalmente, insomma, abbiamo avuto la possibilità di sviluppare in classe, in aula, che è scusa dal vivo, tutto ciò che effettivamente poteva essere la trasposizione di un evento come questo dal vivo. O meglio, al contrario, in realtà i Bianchi per quello che più nascevano proprio con lo scopo di fare rete, di conoscersi, di condividere tutto quello che poteva essere l'esperienza di confronto nel verificare insieme che cosa potevamo, ecco, trovare, diciamo, l'uno dell'altro osservando il portfolio e i riferimenti. Insomma, diciamo, è stata una bellissima esperienza. Se poi un giorno il portfolio di video dovessero tornare ad essere vivi, chiaramente torneremo anche noi direttamente su piazza. E tra l'altro, notate, poi lo vedremo anche meglio, ho visto due particolarità, una legata al profilo di Flavio, di cui parleremo dopo, che vi segnalo in relazione al video precedente della volta scorsa. In realtà volevo anche mostrarvi come, per esempio, all'interno dei nostri portfolio, il mio, quello di Flavio, quello di Emanuele, abbiamo identificato l'appartenenza di un team. Un argomento molto importante che era uscito fuori anche la volta scorsa e che ci ricordava che nel momento in cui creiamo un'identità di gruppo, che può essere anche semplicemente un'entità senza una forma fiscale, ma un'etichetta collaborativa, fa bene presentarla all'interno dei canali, se quel canale lo prevede, perché ci offre la possibilità di costruire una percezione in team che è molto molto valida. In questo caso, tutti noi che avevamo un portfolio all'interno di Giants, quindi facevamo rete, facevamo team, proprio grazie attraverso questo genere di approccio. Quindi vale sempre la pena valorizzare ogni aspetto del nostro lavoro. Comunque, di questo poi ne parleremo. Sergio, c'è Sergio? No, Sergio ancora non è arrivato. Patrizio. Ci sono. E dove sei? No, Sergio Lombardo, scusami, hai ragione. Scusa. No, figurati, hai colpa mia. No, intendevo Sergio, in questo momento il giudice Sergio. Sergio Baselice, che insomma, penso che arriverà più tardi. Idem Patrizia. Sara, la volta di Sara, la nostra Sara. Mi sentite? Oh yes. Salve a tutti, piacere, sono Sara e sono emozionatissima perché è il mio primo portfolio review da giudice. Mi sono formata a Napoli e ho partecipato tipo da quando avevo 20 anni ai portfolio review e li ho sempre trovati molto interessanti. Detto questo, sono un'illustratrice, sono freelance da circa 6 mesi, quindi sono comunque in una fase di rebranding proprio di tutto quello che è il mio portfolio, perché mi formo sia come graphic designer e sia come illustratrice. E da qualche mese sono entrata, cioè da 2 settimane sono entrata nel team di Spaghetti Design, che è un team di italiani creativi, e spero di riuscire ad apportare al meglio la mia esperienza rispetto alle portfolio review. Perfetto, ottimo. Questa cosa di Spaghetti Design non era verso il tuo portfolio. Asse, guarda qua quello che c'è qua dentro, complimenti. Sì, sta di tutto. Vabbè, spero di riuscire ad arrivare a qualche bandierina, spero, perché sto facendo
da poco, cioè, mi sto mettendo a reimpaginare tutti i progetti, quindi sto cercando di dargli una carica in più pure attraverso il sito. Vediamo, vediamo. E guarda, approfitto, visto che in realtà non vedo neanche Paolo, quindi come la presentazione dei giudici per adesso si ferma qui, voglio approfittare per quella specifica che ho intravisto nel profilo di Flavio e che fa match perfetto con questo tipo, diciamo, di organizzazione e questo tipo di successo delle bambine. Molto spesso, lo dico, poi iniziamo ovviamente col professore mio, visto che questi eventi hanno anche una connotazione formativa, voglio esplicitare un concetto cardine che sarà oggetto di un webinar completamente a tema, sul quale in realtà ho già basato, in formato Easter Egg, una mappa che era nata appunto dopo il primo portfolio review. La mappa che trovate anche in calcio nella descrizione del primo webinar, dove praticamente ho descritto tutti i punti chiave di riferimento, aggiornati al 21 marzo praticamente, per far crescere il proprio portfolio. E in particolare l'easter egg era contenuto nell'ultima parte. Andiamo un attimino per gradi, orecchie aperte anche voi candidati per il portfolio, quindi candidati all'utilizzo. Ho notato una cosa nel portfolio di Flavio, che è un elemento estremamente potente per garantirci concretamente visibilità e il raggiungimento delle bandierine. Prima di tutto, le bandierine di cui parliamo, lo dico per chi magari ci sta seguendo anche in video e ignora di che cosa stiamo parlando, le bandierine di cui si parla sono degli attrezzamenti gestiti direttamente attraverso la community di Behance, assegnati dalla piattaforma per meriti particolari. Le sigle che vedete ovviamente sono quelle dei software Adobe, di cui Behance fa parte, ma ci sono anche bandiere ed etichette che si riferiscono invece a delle gallery, ovvero delle super aree di Behance, che replicano più o meno la struttura di Behance e vanno a pescare dal suo interno proprio per costruire, immaginatevi un po' come dei filtri per mettere in evidenza determinati contributi, attingendo proprio da Behance. Ora, lo scopo all'interno di Behance di queste funzionalità qual è? Garantire agli utenti quella visibilità al quale tutti andiamo. Per capirci, quando un progetto magari viene notato, seguitemi, dalla community interna di Behance e ottiene quelle bandierine, automaticamente quel lavoro viene promosso all'interno della home page e all'interno del feed. E tenete conto che andando all'interno, diciamo, dei vari contesti, quando per esempio scopriamo, faccio un esempio, queste bandierine e andiamo a vedere i lavori di riferimento, veniamo proiettati all'interno della sezione Scopri, Discover, dove in sostanza la maggior parte degli utenti vanno a scoprire nuovi lavori, a prendere le migliori ispirazioni. Significa ottenere veramente un incremento enorme delle visualizzazioni. Giustamente la domanda che hanno tutti è: come faccio io ad essere presente in queste categorie? Prima di tutto devo puntare, diciamo, ad essere il più possibile visibile, sfruttando al meglio, l'abbiamo detto l'altra volta e lo vedremo anche in questa occasione attraverso i vostri portfolio, sfruttando tutta la configurazione del network, ricordandoci che ogni singola sezione che rintracciamo all'interno di Behance, ogni singola sezione compartecipa a una sorta di sistema appunti attraverso il quale le piattaforme danno, come posso dire, importanza al nostro profilo. Chiariamoci bene, non è che riempire in maniera, come posso dire, accademica, tra virgolette, ogni spazio disponibile automaticamente ci dà visibilità. Non è così, altrimenti se fosse così l'avrebbero fatto papa di Behance, visto che tocco qualunque cosa dentro Behance. No. Però il punto qual è? Nell'economia di ogni piattaforma, questa logica di punteggio si somma ad una serie di dinamiche che puntano tutto sulla visibilità del progetto. Vuol dire che un progetto X, che per esempio è bellissimo, ma è in un profilo privo di box informazioni, rischia nel tempo di essere limitato dall'algoritmo delle piattaforme. Al contrario, un progetto mediocre, che però si muove bene, può ottenere visibilità veramente estesa e mostruosa, molto importante. E ci sono anche dei casi che abbiamo incontrato, mi viene in mente, recitavo l'altra volta, in un Behance Portfolio Review di Napoli,
ci siamo praticamente ritrovati un ragazzo che poi ha vinto, che lavorava bene con i loghi, però badate bene, non era effettivamente il non plus ultra, lo diceva lui stesso, giustamente era uno studente, quindi potete immaginarvi, ma adottò una logica che è oggettivamente funzionante su tutti i canali da sempre, quell'easter egg di cui vi parlavo e che adesso vi mostrerò nel profilo di Flavio. Parentesi, anche questa tecnica da sola non basta, è chiaro, ripeto, se bastasse, come si dice, eseguire il compitino e applicarlo in maniera così, come posso dire, piatta, banale, dentro ciascuna piattaforma, saremmo tutti campioni del mondo. Si parla però di una somma di punti, vedetela un po' così, un po' mi arrivano dal modo in cui gestisco il profilo, un po' mi arrivano dalle mie interazioni sui social, un po' dal traffico generato e un po' da questo segreto del successo, soprattutto su Binance, che sono messi tutti assieme un quantitativo di punteggio che di tanto in tanto ci porta ad ottenere un certo tipo di visibilità. Molto molto importante da considerare, un aspetto molto importante da considerare. E è vero che comunque Binance non è che effettivamente abbia un algoritmo che faccia furore, ci stanno provando, però vanno molto a rilento, il che non vuol dire che sono autorizzato a trattare con tutte le società il mio portfolio, esattamente il contrario. Se voglio che il mio portfolio diventi il mio obiettivo da visita, mi ci devo inserire. Veniamo a questo trucchetto. Mentre poco fa guardavamo il profilo di Flavio, e mi è caduto l'occhio qui sotto in questa sezione. Se vi ricordate, la volta scorsa feci un accenno al fatto che quando abbiamo delle aree di contenuto è possibile offrire una serie di riferimenti utili per far capire che siamo presenti in rete in tanti modi diversi. Che cosa succede? Succede che, per esempio, per migliorare la mia visibilità, cosa che sto per fare anch'io con i miei lavori, io l'ho sempre spiegato a tutti, ma non l'ho mai fatto io, perché ovviamente sono il classico calzolaio che va con le scarpe rotte, come ogni professionista della nostra piaga, questo però chi se ne frega, tanto insomma, alla fine il mio portfolio di natura didattica quindi non mi interessa granché. Però quello che farò è questo, quello che ci consiglio di fare è questo. Nella mappa, a un certo punto, un grandissimo, ecco qui, parlo delle call for submission. Mi riferisco, cioè, a tutti quei contesti online, e sono infiniti, all'interno dei quali siti, piattaforme, blogger, canali social, progetti e vari, ci chiedono di inviare i nostri contributi sotto forma di call for artist, call for submission, submit your art or your artwork, art submission, tutte quelle che vedete qui in questa mappa. Che cosa accade? Succede che in sostanza chi rilancia questo tipo di call punta a ad accogliere nuovi autori, nuovi lavori con una certa costanza. Perché? Perché stiamo parlando di magazine che per vivere, come il noto Abbeggio, che per vivere devono quotidianamente snocciolare una quantità indefinita di contributi, nuove novità, showcase, autori, progetti. Ora, Abbeggio, per esempio, nel corso del tempo ha subito un attimino un cambiamento per tante ragioni, più o meno note. E ma sono tantissimi i canali che continuano a muoversi in questa direzione. Un altro esempio che era estremamente frequente, che si muoveva in questa direzione, era From Up North, che in realtà ha, diciamo, da un po' di tempo ha cominciato effettivamente ad essere un po' più assente nei risultati di ricerca e si è concentrato online in altri contesti. Questo, Abbeggio, ma Pubit, che magari tutti quanti conoscete, cosa fanno tutte queste piattaforme? Dovendo produrre nuovi contenuti per attirare costantemente l'utenza nelle sue pagine e guadagnare in tutti i modi che possiamo immaginare, ha costantemente bisogno di nuovi casi studio. Ora, Pubit ovviamente va in altri livelli, quindi attinge direttamente alla fonte, ma anche Pubit da intanto ci dice: Ciccio, mandami i tuoi lavori e io li pubblico. Ora, quello che ha fatto Flavio, quello che fanno in tanti, fondamentalmente che cosa è stato? È stato un trucchetto vecchio come il ciucco, che praticamente ti dice: fatti il giro di tutti quei canali
magari a tema se possibile, che vanno in cerca costante di quelli che sono, per esempio, una serie, diciamo, di nuovi artisti, nuovi progetti e quant'altro. Ora, ci sono ovviamente tanti modi diversi per partecipare, ripeto, a questo genere di raccolte. Però attenzione, perché ovviamente non basta semplicemente il dire ok, entro qui dentro questi canali e automaticamente arrivo dappertutto. Non è quello. Quindi, ripeto, non è attivarsi accademicamente dentro questi canali, lanciare il lavoro e ottenere 1 milione di visite. No. Prima di tutto serve un esercizio costante nel verificare quali siano, seguitemi, i canali più interessanti che oggi rispetto a 5 anni fa funzionano in maniera radicalmente diversa, hanno un'audience diversa e visto che adesso siamo miliardi online, non è detto che abbiano la stessa visibilità. Anni fa Abuzido era un punto di riferimento per tutti, oggi non lo nomina più nessuno perché ha cambiato natura. Quindi io cosa devo fare? Non vado a pescare ogni canale che a prescindere mi butta dentro un submit project. Scelgo quei canali, magari visualizzando i loro social me ne rendo conto, scelgo quei canali che sono visti, attivi, ricchi di contenuti. Per esempio Design Ideas, io credo che sia un canale internazionale con 10.000 like, fondamentalmente non mi dà granché. Per carità, non vuol dire che non parteciperò al canale, perché comunque 10.000 utenti schifo non fanno, non è quello. Però devo cercare di puntare a quei canali ricchi, ricchissimi, che eventualmente mi diano anche la possibilità di entrare in quei maxi articoli che tante volte fanno capolino all'interno della rete. E quindi che cosa faccio? Vado su Google, scelgo una di quelle keyword che vi ho messo nella mappa, vado per esempio su Call for Submission, me ne è venuto in mente una. Una per esempio bellissima è la luna di Skype. Chi di voi ha più di anni sulle spalle probabilmente avrà vissuto come me l'esperienza nelle agenzie creative di ritrovarci dalle mani questa rivista, una rivista che è un punto di riferimento per chiunque faccia advertising. Ora la Skype pubblica volumi da anni dove raccoglie volumi generici sull'advertising e poi volumi sui migliori digital artist, sui illustratori, sui packaging design, sui fotografi. Ecco, quando venite pubblicati dentro un libro come questo, già avete spaccato, perché ovviamente è una vetrina di successo. E allora io vado su Submit Work, vado effettivamente a verificare le deadline di ciascun invio, provo a partecipare. Cioè cerco quei riferimenti che mi diano, che abbiano già un pubblico o comunque un'etichetta di prestigio, che proietterà il mio lavoro nella stratosfera di tutte quelle pagine che danno visibilità agli utenti. Ma io nella stratosfera ci starò sì e no una settimana, perché il punto è proprio quello. Nella velocità dei social tutto è effimero, dura il tempo che dura. E allora il ciclo che va innescato, e quindi concludo e passiamo all'analisi dei vostri portfolio, il ciclo che va innescato qual è? Da un lato io partecipo a queste call for submission. Quelle call for submission vanno ovviamente generate dicendo a quei canali che il link che devono mettere per dare a me visibilità deve essere Behance, cioè questo. Okay? Quando arrivano ad esempio su Behance e vedono quel lavoro, chiaramente devono trovare una presentazione con i controfiocchi, una descrizione bella, fatta bene, puntuale del mio profilo e ovviamente qui a sinistra, questa è un'area libera di modifica, quindi posso modificare nel mio profilo e posso scriverci quello che voglio, troveranno anche quel link e altri link a tema. In questo modo cosa farà l'utente? Magari lo farà uno ogni 100, ma quell'uno ogni 100 andrà all'interno dell'altro link, troverà un secondo progetto nel portale online che mesi fa aveva prodotto la sua call for submission e a quel punto praticamente mi ritrovo di nuovo all'interno di questo circuito che genera visibilità. Contemporaneamente è proprio dal fatto che gli utenti esplorando il mio profilo si ritrovino questo link che potrei dire aspetta ma che cos'è questo workshop Instagram Creative Strategy e trovo praticamente il video che facemmo con Flavio qualche tempo fa, una cosa che un workshop che facemmo a Roma se non ricordo male, cioè genero un approfondimento che si può definire transmediale del mio profilo
spuntando però questa volta fuori attraverso un nodo importante in grado di darmi visibilità. È la stessa cosa che accade, lo vedete in fondo, su contest e challenges di piattaforma. Se andate ad esempio su ArtStation e andate a visualizzare le sezioni challenges, scusatemi in inglese, ricordatevi che io l'inglese lo parlo benissimo, sono gli inglesi che non mi capiscono, però sospetto che sono politico, quindi chiarito questo. ArtStation, CubeBrush e tanti altri non fanno altro che rilanciare costantemente le loro sfide creative. E non avete idea della gente che ci va, che va a finire qua dentro. CubeBrush, altro marketplace, portfolio marketplace, eccolo qua. E dove è che l'hanno messo? Questo qua le sfide. Ok, questo, eccolo qua. Adesso si è appena conclusa Art War 4. Chiunque può partecipare, guadagna visibilità e va avanti. Oppure, adesso è stato il momento di March of Robots, sto per pubblicare l'articolo sul social media calendar, dove ci sono tutte le sfide creative legate agli hashtag aperte a chiunque su tutti i canali social. E allora, come mai, com'è che su Behance troviamo spesso... Ciao Patrizia, ben arrivato. Come mai su Behance troviamo spesso persone che sono delle mezze pippe, ma hanno un sacco di visibilità? E gente, l'abbiamo visto l'altra volta come Fabio Timpanaro, che fa delle cose spettacolari, ha successo per carità, ma non quanto ne meriterebbe. Cito sempre lui perché il buon Fabio comunque è un esempio di dedizione al lavoro, di qualità e anche diciamo di Fabio Timpanaro e di esperienza. Ora, se andiamo a verificare effettivamente le persone all'interno della rete e le compariamo alle digital art di Fabio Timpanaro, viene da ridere a vedere le visualizzazioni di Fabio e quelle di altre persone. Uno dice, ma come cacchio è? Semplicemente le altre persone, pur essendo più scarse a livello qualitativo di Fabio, quelle persone più scarse si muovono nella direzione che vi ho detto. E, chiudo, funziona perché? Non solo per quel meccanismo causa-effetto che vi ho detto, ma perché queste sfide, le sfide e i contest, quelli aperti dove il premio c'è alle volte mai rilevante, il vero premio è la visibilità, o le sfide pubbliche come March of Robots, oppure ne ho parlato nel webinar dedicato agli hashtag che trovate su YouTube, Art versus Artist, sono praticamente hashtag, competizioni, contest dedicate ai creativi che sono tra le persone più attive che vi possono portare click e visibilità. Per carità, la conversione poi sotto forma di lavoro è altra storia, ma intanto cominciamo a ottenerci click e visibilità, poi magari effettivamente ragioniamo sul resto. Questi trucchi del mestiere hanno un solo scopo, far girare il nostro nome, ed ecco che usciamo fuori dal contesto puramente nazionale, che sarà bellissimo tutto quello che volete, ma in termini di visibilità in Italia cosa vi aspettate di raccogliere? Quando tre quarti degli italiani sono su Behance con uno o due lavori, profili incompleti e a stento capisco una differenza tra un deposito di un curriculum e LinkedIn. Quindi devo necessariamente lavorare all'esterno per portare acqua al mio mulino fino ad ottenere quello che effettivamente stavamo vedendo, ovvero un ampio numero di visualizzazioni da riportare all'interno del mio profilo e innescare quel circuito al quale accennavo la volta scorsa, che ho inserito come easter egg all'interno della mia mappa e di cui parleremo in un webinar durante questa settimana, dove vi darò la mia personalissima lista di quei 30 canali praticamente di cui, diciamo, di cui farsi il giro, come viene data espressione, da visitare, da conoscere per niente, per semplicemente, insomma, per ottenere visibilità. Allora, scusate la supercazzola, però ci tenevo a raccontarlo, visto che l'altra volta era rimasto un po' in sospesa, l'ho vista adesso nel fuori di sentire di Claudio, parliamone. Intanto è arrivata la nostra Patrizia, ti puoi presentare ai nostri partecipanti? Max, mi sentite? Sì, anche per sentirmi. Ok, ciao a tutti, scusate il ritardo. E niente, sono Patrizia, sono una pirata,
e no, sono una pirata. Ferma, sei una pirata, tu sei la pirata, sei la fonte e l'origine di ogni pirata. E niente, faccio grafica, scrivo, gestisco una community e basta. Scusate, sono appena arrivata, mi sono messa un po' a litigare con il computer, quindi sono ancora un po' arrabbiata con la tecnologia, quindi un attimino che devo anche guardare un po' i portfolio, sinceramente. Vai tranquilla, ma adesso intanto... Così mi rendo utile alla questione qui. Oh yes, ovviamente lo dico per quelli di voi insomma, che ci stanno seguendo o che ci stanno guardando il video. Quando ho chiamato Patrizia la pirata per eccellenza, non mi riferivo al fatto che cracca i software, ma perché lei la fondatrice dei pirati grafici, no, sai come dirlo in quella maniera, la pirata per eccellenza. E soprattutto nel mio portfolio non c'è quasi niente di quello che faccio tutti i giorni, non c'è niente, però dai, qualcosa c'è, dai. Ma in realtà diciamo che anche questo è un problema abbastanza frequente, soprattutto su quelle figure che magari tante volte, onestamente questa cosa fa capo anche a me, lavorano con collaborazioni che non possono esplicitare nell'interno del portfolio. Il mio portfolio è vero che fermo da 2 anni, c'è un sacco di lavori che pubblicherò in questi giorni proprio a livello a scopo didattico, però in effetti sono comunque sempre un terzo del totale, ci sta, fa parte del nostro lavoro, anche se abbiamo definito in altri contesti, mi permetto di mostrarvelo visto che può essere utile, ho cercato di darvi un consiglio riguardo al modo per affrontare, un attimo che ci arriviamo, la questione di quello che non si può far vedere all'interno del proprio profilo. Se cercate il webinar della settimana scorsa, il miglior portfolio guida il caso studio simulato, qui affrontavamo proprio il problema dei lavori che non si possono mostrare. E gli davamo 2 possibilità di risposta, uno era quello che è stato simulato e il secondo un approccio particolare a quegli elaborati che non possiamo pubblicare a nome nostro. Non sono ovviamente trucchi illegali, tutt'altro, però fanno effettivamente. Massimo, più che altro, scusami se aggiungo questa cosa qui, ad esempio, per dirti, ieri ho consigliato un logo che mi piace tantissimo. Però non so, io non chiedo mai, posso pubblicare questo lavoro? Perché mi sembra come una rottura, capito, per un'agenzia che magari può essere pure famosa, che ne so, o meno famosa, però in generale, cioè per me, anche se è sbagliato, assolutamente sbagliato, non sto dicendo che è giusto quello che sto dicendo, però è come se non voglio sembrare una scolaretta, tra virgolette, però non è così che si ragiona. Cioè, scusa, posso metterlo nel portfolio? Non lo so, per me è sempre stata una difficoltà fare questa cosa. Guarda, ti posso dire, in questo senso ti do la mia risposta, perché qualche tempo fa, in effetti anche io ero in crisi quando dovevo chiedere questa cosa, perché come te mi sembrava di chiedere una cosa da bimbo minchia, della serie grafico agli esordi, che dice, posso metterlo nel portfolio? In realtà poi ho capito che facevo un grave torto a me stesso. E allora sai che cosa ho fatto? Ho iniziato a inserirlo direttamente nel preventivo, o ne ho parlato con quelle agenzie con le quali collaboro da più tempo, dicendogli tranquillamente, allora ragazzi, questa è la collaborazione, questo è il preventivo. Ricordatevi che io il lavoro poi alla fine lo inserisco nel portfolio citando la collaborazione con voi, quindi do anche visibilità a voi. Laddove dovesse essere richiesta, diciamo, l'omissione della pubblicazione per n ragioni, basta che me lo facciate sapere. Ovviamente se io ho voglia di mantenere cordiale il rapporto con l'agenzia ci parlo, però ripeto, non solo non c'è niente di male, ma basta dirglielo come lo dico io, che veramente poi in effetti se voi pubblicate un elaborato dicendo l'ho fatto per l'agenzia X, se voi effettivamente avete un lavoro di qualità gli state portando migliore reputazione a quell'agenzia, quindi non c'è ragione per nascondersi, a meno che, ripeto, l'agenzia ovviamente non ve lo chieda esplicitamente, e a quel punto sta a voi non solo accettare il lavoro all'inizio, ma soprattutto eventualmente farvi pagare di più, perché in teoria, anche se in Italia non si usa, però ci sono dei lavori, delle collaborazioni dove io non posso nemmeno dire, metterci il nome, però effettivamente se hai chiamato proprio me in mezzo a tanti, vuol dire che fondamentalmente hai bisogno di qualità, perché tanto il nome non saltava fuori, quindi a questo punto io non ne guadagnerò di un bel lavoro, però voglio essere remunerato a sufficienza per e come posso dire, bilanciare quel danno virtuale da mancata esposizione
che tu mi stai dando vietandomi la pubblicazione. Quindi attenzione, perché c'è comunque da prendere seriamente questa faccenda, perché credetemi, io ormai negli ultimi 5-6 anni, a parte un paio di casi, diciamo che lo tratto all'inizio il problema, ma non avete idea, lo citate ogni tanto, la quantità di lavori grossi che ho avuto la fortuna di sviluppare senza che effettivamente il mondo intero ne abbia saputo nulla. Io ero a Londra nel 2012, racconto sempre questa cosa, per carità, una presenza piccola, niente di trascendentale, però cacchio c'ero, non lo posso scrivere da nessuna parte, cioè non posso indicare cosa ho fatto di preciso, quindi è come se io non ho fatto nulla, però insomma ci avrei tenuto magari in questa piccola cosa a mostrarvi. Ripeto, un'inezia, una fesseria, però ci tenevo, ma non ho potuto farlo. Oggi non avrei mai accettato una cosa del genere, ma mai, ma perché ovviamente ho più anni sulle spalle, più esperienza e un peso in termini di identità e reputazione che potete raggiungere anche voi, grazie anche al meccanismo che ho fino adesso citato, quello che vi ho detto prima, cioè delle sfide creative, la challenge, il focus, eccetera. Ok? Ok, ok, anche se io purtroppo non ci riesco, non ci riesco proprio, ti giuro, mi ha insegnato e mi ha spiegato, ha insegnato come comportarmi su certe cose. Ecco, una volta tanto, permettimi la più suggerimento il disco, morditi la lingua e fallo. Va bene, ho morso, dai. Andiamo avanti, va bene. Allora, a questo punto vi spiego come si sviluppa, diciamo, la nostra sessione. E noi oggi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candidati e 4 osservatori. E dei 7 candidati, ovviamente, ce ne occuperemo noi giudici. E in pratica, diciamo, io per ciascuno di voi farò una piccola presentazione e andrò a leggere anche quel campo che avete riempito nel form, utile a capire chi siete e in che modo, diciamo, qual è il vostro orientamento. Subito dopo darò la parola ai giudici, in ordine così come li ho presentati poc'anzi, e a quello tipo di presentazione, ecco, poi ovviamente andremo ad aggiungere delle considerazioni. Quando vi chiamerò in causa, quindi parleremo del vostro portfolio, vi attiverò io il microfono, se siete ovviamente presenti qui nella sessione, e potrete, diciamo, intervenire, fare domande e quant'altro. D'accordo? Intanto vi dico qual è l'ordine di arrivo di voi candidati. Abbiamo Alexio Maxena, che però non vedo qui in lista, Sergio Lombardo c'è, Corina c'è, Anthony Catania è un osservatore, Nazario Bizocco, non c'è, e Cristian Restieri osservatore, Marianna Bello, a questo punto Marianna prepara il link da mostrarci, quello del portfolio. Raggia? Ah, ok, aspetta, Raggia, ah, Nazario sarebbe, sì, scusami, ok? E quindi dicevo, Marianna, poi prepara il portfolio, e poi avremo Giuseppe Ventura, e Andrea S. osservatore, e infine Claudio Rico, d'accordo? Perfetto, Marianna, ok, lo inserisco subito. Benissimo. Bene, allora, datemi un secondo, aggiungo il link. Qua. Marianna, ok. Allora, partiamo direttamente, quindi Alessio Maxena non c'è, giusto? Come la volta scorsa, ovviamente chi è assente non faremo, diciamo, l'analisi, si beccherà poi in privato la griglia, come ha richiesto qualcuno tra voi, quindi vedere solo la griglia e nulla, se dovesse arrivare, diciamo, prima della fine della sessione, chiaramente ci fermeremo a parlare. Quindi Alessio non c'è, a questo punto Sergio, partiamo direttamente con te. Allora, quello che state vedendo intanto a monitor è il profilo di Sergio. Vi ricordo che la prima cosa che dovete fare, la cosa più sensata, è quella di andare a fare rete con le persone che vi stiamo presentando, che ovviamente, diciamo, diventeranno poi magari un modo per sviluppare ulteriormente la vostra presenza online. Vediamo cosa ci scrive Sergio. Allora, un attimo che allontano qui le carte, perché non riesco a leggere. Allora, Sergio ci dice, ho 5 anni di esperienza lavorando come freelance dal sud-est asiatico per clienti locali, europei ed americani.
ho uno stile e un approccio che parte dalle belle arti, che incontrano la metodologia e comunicazione da design tipico del mondo della comunicazione. Stile e skill migliori sono output astratti, concettuali e politici, laddove il concetto non ha una figurazione riesco a dare una voce visiva, effetto e impressione. Bene, quello che stiamo guardando è il portfolio di Sergio. A questo punto poi ovviamente avrò anch'io qualcosina da aggiungere, ma seguendo quella che è la presentazione di Sergio, con i nostri giudici ci andremo a chiedere se la presentazione che ci ha fatto Sergio e il modo in cui si presenta online vada bene, rilasci la percezione giusta, e poi ovviamente se diciamo il suo approccio in generale può essere magari mancante di qualcosa e qualcosa di diverso. Iniziamo dal nostro ormai veterano Marco De Matteo. Eccomi, ma sempre io devo iniziare il compito ingrato. Ok, ciao Sergio. Ciao. Ciao. Ok, aspetta un attimo, riprendo, mi sono scritto delle note ovviamente, perché sennò non me sarei ricordati tutti. Ok, allora, innanzitutto il tuo me lo ricordo, cioè adesso che l'ho riviso ho fatto, ah ok, perché devo dire che c'è avuto questa impronta che io definirei, permettimi, psichedelica per alcune cose, sì. Di Grazia, che in realtà all'inizio un po' mi hanno turbato, poi sono andato a vedermele meglio, in realtà mi sono piaciute, devo dire, perché è un genere che io proprio, io sono molto schematico, minimalista, quindi è totalmente l'opposto di quello che faccio io, e mi ha affascinato. Poi adesso leggo che tu sei in Thailandia, credo, più o meno, quindi poi dipende pure dal tipo di mercato che c'hai, che probabilmente non conosco, però insomma, cercando di essere conciso, quello che diciamo mi sono appuntato, che diciamo c'è un po' di confusione, nel senso che vedo fondamentalmente più o meno tre macro categorie, che sono appunto queste grafiche appunto ipercolorate e psichedeliche. Questa cosa dei poster, per esempio, mi piace tantissimo, ma sono tantissimi poster, sono troppi. Io dopo il quinto ho perso già la concentrazione, quindi forse devi trovare il modo di suddividerle le gallerie, non so, per cromia o per temi, perché sono veramente tanti, 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 finissimi, ma sono troppi. E quindi, secondo me, io da quello che vedo, quello che arriva a me, tu fondamentalmente fai tre cose. Sono questa tipica grafica tua, questo stile molto riconoscibile, molto colorato. Dall'altra parte, ovviamente, c'è la grafica più standard, perché quindi tipo vedo immagini coordinate, etichette e quant'altro. E poi più c'è l'illustrazione, giusto? Questi mi sembrano le tre macro categorie. E secondo me dovresti fare in modo che siano più divise, cioè mi fa capire che in illustrazione fa quello, in grafica fa quello e poi tutta quest'altra parte creativa, che secondo me è quella su cui poi dovresti più spingere, perché è quella che ti rende più riconoscibile, ti fa pure distaccare un po' più dalla media che si vede in giro. Poi capisco che uno per campare deve fare pure il logo più semplice, ok, però questo stile pure ho visto pure a livello di musica, politica, mostre, ok, funziona. Quindi stringendo, secondo me dovresti rendere più chiara questo, diciamo, ok, so fare questo, questo e questo, e mettere proprio in ordine tale che siano solo illustrazioni, solo grafica, diciamo, standard, e poi, diciamo, la grafica più tipica tua, che è quella su cui più spingerei. E questo è quanto. Quindi dici di ordinare quello che c'ho già in una maniera storica. Sì. Pure anche solo, sì, perché poi è ovvio che si va in ordine cronologico, sì. Però a primo impatto, secondo me, suddividere a colpo d'occhio, ok, le illustrazioni tutte raggruppate, grafica tutta raggruppata, e soprattutto quella dei poster, che sono molto belli, fai una galleria, una o due gallerie in più, cioè dividere, okay. Perché sono proprio tantissimi, non so, sono tipo una trentina, più o meno, scorrendoli, quindi sì, perché poi non so se tu c'hai solo questo come portfolio, c'è pure un sito. Solo questo per il momento. E allora sì, giustamente tu devi far vedere queste tre cose che fai, insomma, pure bene, direi. Diciamo che la scelta di mettere queste cose sopra
e di sotto, come puoi vedere, c'è un po' più di illustrazione. Sì. È una preferenza su, anche sullo stile, capito, che preferisco dare anche ai clienti. È un po' come una manipolazione che impongo al cliente che vede ciò che sto facendo. Sebbene, però, hai ragione, effettivamente c'è poca omogeneità nel tutto, un po' confuso effettivamente. Sì, perché poi va da una cosa tipo appunto questi poster ipercolorati, poi alla bottiglia di vino tutta molto pulita, standard, bianco e nero, quindi cioè, per carità è giusto che siamo versati in questo lavoro, però un po' mi confondo, ok, ma allora quindi c'è cioè, che, però magari, boh, poi detto io, ma io sono pure abbastanza semplice queste cose, però preferisco vedere macro categorie divise e avere quindi okay, questo lo fa così, questo lo fa così e questo lo fa così, e poi però forse in te poi spingere più chiaramente su questo che sto il tuo stile molto molto riconoscibile e originale. Grazie. Ok, allora vediamo se gli altri giudici hanno qualcosa da aggiungere. Volete dire qualcosa a Sergio? Flavio, Emanuele, Sergio non c'è stato. Sì, guarda, Marco ha già detto abbastanza. Il suggerimento che potrei dare io a Sergio è quello, per esempio, per la parte dei poster, di fare un'impaginazione a griglia. Ok. Perché, per esempio, è successo anche a me quando vado ad impaginare dove ho uno shooting con tante foto, vai a fare un impaginato a griglia dove i poster, sì, sono esatto, tipo questo, messo uno a fianco all'altro, però poi cliccandoci si apre grande. Ah, ok. Quindi la modalità griglia di Beyoncé. La ritrovi. Riesce a dare anche, riesce a fare un'uniformità visuale, non so, per colori, per categoria, quello che è, e poi comunque aprendoli riesci a visualizzarlo grande. Sì. Sì, perché sono davvero troppi effettivamente messi così. A parte il fatto che comunque ricordati che anche quando sono troppi gli elementi, anche lo stesso caricamento, non dobbiamo ignorare che possa dare dei problemi per le occasioni, per cui diciamo che rischi di boicottare te stesso per aver messo troppa roba tutta assieme. E poi ricordatevi che quando avete troppi lavori nella stessa cartella, quindi in questo caso nello stesso progetto, diventa una pura casualità il fatto che io decido, scorrendo velocemente, di fermarmi su questo o su questo, e magari mi perdo cose importanti, per cui tu mi devi dare la possibilità di non annoiarmi, tra virgolette, o di non aver bisogno di troppo tempo per esplorare il progetto. Ok. Sì, hai ragione. Diciamo che i poster sono stati, cioè, li ho aggiunti, diciamo, inizialmente ce n'era una decina, poi man mano che li andavo facendo aggiungevo e alla fine effettivamente adesso che me lo fai notare sono un po' troppi. Però usa la griglia, perché io capisco che uno ci tenga alla pubblicazione dell'Italia, come diceva Emanuele. Usa la griglia, ti aiuterà. Ok, grazie. Aspetta che c'è la Sara che stava dicendo qualcosa. Ciao Sergio. Allora, ciao. In primis a me piace un botto questo stile, cioè ho amici che lo fanno, quindi bello, cioè è figo e fresco, e secondo me hai un approccio molto tuo rispetto proprio a questa grafica generativa. Io facendo l'illustratrice sono una grande rompiscatole rispetto a questo. E ti chiedo Massimo di aprirmi il question hunt card game cover illustration e ti dico scendi sta giù sulla sinistra, aspetta, sali. Ah, è questo qui a sinistra? Questo? Esatto, sì, a destra, scusa, perché io lo tenevo a sinistra. Sopra l'anguria. A destra, vai, sali, sopra l'anguria, sì. Ah, eccolo qua. Ok. In realtà hai fatto questo gioco che è molto carino, però quello che in generale sento la mancanza nel tuo portfolio è la cura rispetto alla vista del progetto. Mi spiego meglio. Questa scatola si vede che è un render. E ci sta, va bene, però rendimela più reale, perché questa qui, per quello che ho potuto capire, è stata fatta, cioè c'è una scatola, quindi cerca sempre di reperire gli oggetti che fai e cerca di fare pure uno still life tuo, in maniera tale che
puoi anche gratificare il tuo progetto attraverso delle fotografie reali, belle, perché la stessa cosa, a me è piaciuto anche molto il progetto, aspetta che non lo vedo, della borsa, quella là con la mappa. Sì. Pure questa, cioè questa è veramente bella, è veramente interessante, poche persone hanno l'opportunità di stampare questo tipo di prodotto. E le foto per esempio qui ci stanno, però non lo fanno risaltare, quindi ti consiglierei di far risaltare meglio i prodotti che fai, pure quando vai a fare le foto still life, perché per esempio vedi questa foto e guarda, mi permetto di dirtelo perché io stessa facevo questo errore, è sgradevole perché mi fai vedere tutto il contorno di dove è stata stampata e non riesco ad apprezzare pure la prestampa che viene fatta di questa foto, quindi un attimino più di cura e secondo me lo pompi un sacco così il portfolio, questo mi sento di dirti. Sì, sì, hai totalmente ragione, è una cosa che di cui sono consapevole sia per quanto riguarda questa borsa che anche per la scatola. Il problema a volte è andare a prendere i clienti e a chiedere perché per esempio io non ho né questa borsa, perché l'abbiamo fatta per un concorso per dei brand ecosostenibili a Bangkok. E poi l'altra scatola era una cosa che mi ha chiesto il cliente, mi ha pagato anche bene, però alla fine il cliente non ha utilizzato questo design nella scatola, quindi alla fine siccome il tempo è stato speso però alla fine non è stata realizzata, alla fine l'ho messo così perché effettivamente a volte è difficile riuscire a prendere dai prodotti dei clienti, andare a tirare fuori dal cliente quello che in realtà è la bella presentazione. Infatti questa cosa l'ho fatta, mi ci sono messo d'impegno e ci sono riuscito col progetto di branding per il vino che c'è sopra, dove ho chiesto esplicitamente di fare un po' di qualche foto in più riguardo alla bottiglia. Esatto, capito. Io questo, cioè, è un consiglio, capito, che ti do proprio perché ho avuto pure io la stessa difficoltà e oramai in pratica a volte mi sono pagata pure le spedizioni e mi faccio portare i prodotti perché serve a noi di base il prodotto. Non ti dico che io nell'ultimo periodo ho fatto cose in serigrafia e vorrei tanto ogni volta la fotografia di un telaio perché mi piace far vedere il telaio serigrafico e non ci riesco mai, quindi capisco la difficoltà, quindi quando lo mostri con un pochettino di attenzione in più sul mock-up secondo me lo fai risaltare e è questo. Un'ottima considerazione che l'altra volta non era emerso a sentire, cioè, perché molto. Infatti ti prendi un attimino pure da quello The Years of Making sotto il disco, Massimo, il disco quello là col vinile sopra, eccolo, no? Eccolo là, sì, sopra, ecco. Esatto, questo qui, vedi, questo per esempio a me è piaciuto molto, però lo trovo, cioè, lo trovo irreale, ok? Cioè pure questo tipo di mock-up. E questo secondo me, almeno per la mia esperienza, fa la differenza tra una persona che lo sta facendo a livello professionale e una persona che lo sta ancora facendo per diletto. Perché io riesco a percepire la tua professionalità, però chi a volte vede questo tipo di prodotto dice ok, vabbè, ma è un mock-up. Okay, quindi, proviamo un attimino a definire la regola, perché quello che sta dicendo Sara è sacrosanto. Avere la possibilità di dimostrare con foto reali il mondo mock-up dei contenuti è la cosa più importante. Però giusto e comprensibile, e ci ritrovo anch'io, l'osservazione di Sergio nel dire tante volte davvero non ho la possibilità di realizzarlo. E allora in quel caso scatta la necessità di mock-up contestuali, dove effettivamente però al di là del mock-up bisogna effettivamente scegliersi bene il mock-up, scegliersi bene anche il contesto, perché in effetti l'osservazione di Sara relativamente ad esempio a quest'ultima foto è veritiera, cioè in effetti
ti hanno dato questa foto, magari diciamo, ecco, ritagliala un pochettino perché è tristissimo vedere cosa c'è in giro. Così come, ad esempio, le foto che ti hanno mandato, è comprensibile il fatto che giustamente ti dica io effettivamente solo queste foto ho, però qui in realtà il protagonista non è la borsa, è la ragazza. E di conseguenza diciamo che in questo modo quasi di nuovo boicotti te stesso. Però in quel caso una via di fuga può essere, laddove io non abbia nulla di meglio di un mock-up o di un ritaglio, crearti tu il tuo mock-up, cercare per esempio, ecco, una foto come questa, di contestualizzarla in un modo o nell'altro. E insomma, alla fine diciamo, della fiera, ricordiamoci che noi abbiamo i blocchi di testo di Behance per scrivere in maniera discreta ma puntuale foto concesse dal cliente, una formula simile, per dire le foto non sono mie, me le ha date il cliente. Chi deve notare queste cose, queste informazioni le recepisce e le capisce, perché si sa che effettivamente in 100 occasioni, ecco, come nella scatola del gioco, sicuramente sono d'accordo con Sara, potevi migliorare la resa del mock-up perché è troppo limitativa una cosa del genere, cioè buttata lì, per carità è carina come idea, a me piace molto il progetto pure, però vedo questo mock-up e alla fine fondamentalmente diciamo mi chiedo come mai non mi fa vedere delle foto realistiche, delle foto reali. E allora a quel punto scrivere in maniera discreta che le foto, il render eccetera, foto non disponibili, bla bla bla, formule di questo genere fanno sì che una persona che sa che cosa ci possa essere, cosa ci possa essere dietro le quinte, comprenda. Ricordiamoci che il vostro portfolio attinge a potenziali clienti che non ne sanno niente di comunicazione e potenziali clienti che in realtà sanno esattamente dove e cosa guardare. Quindi nel primo caso non ci possiamo fare nulla, ma nel secondo sì. Quindi diciamo che senza dare percentuali, comunque tu in questo momento, eliminando queste informazioni o non curando adeguatamente quegli spazi, rinunci a far leva su almeno una parte della tua potenziale audience. Quindi attenzione a queste formule. Comunque, bene, è piaciuto questa cosa. Ok. A questo punto, Flavio, vuoi dire qualcosa? Patrizio, vuoi dire sì, qualcosa? Sì, mi sentite? Sì. Allora, in merito, prima che mi scordo, in merito al discorso dei mock-up, sono d'accordo su tutto quello che hanno detto i miei colleghi prima di me, e sul discorso dei mock-up ti posso dare un'idea. Quando tu non hai la disponibilità dell'oggetto, quindi non puoi fargli la foto, ammesso che poi tu sappia fare uno still life di un oggetto, perché là è un altro paio di maniche rispetto alla grafica, io ti suggerisco di esagerare questa finzione, questo artefatto, diciamo, non so, la scatola che vola, che fluttua per aria, potevi fare una cosa più artefatta, ma che mi dava un mood, no? Mi raccontava una storia, una cosa del genere. Però, a parte questo... Questa considerazione, però, sottolineala bene, aspetta, perché questa cosa che hai detto è importante. Ripetila bene. Giustamente Flavio si sta dicendo esagera nel simulare ciò che non esiste. A sto punto giustamente, ecco, te lascio la parola a te, ma sottolineiamolo bene questa funzione. Sì, esatto, cioè, può essere la scatola che fluttuava per aria con l'ombretta, come se stesse a mezz'aria, con degli oggetti dietro, dei mattoni, non lo so, insomma, la potevi proprio far diventare più comunicativa e far diventare il fatto che fosse un'immagine artefatta un plus invece che un difetto, ok? Tu qui stai cercando di simulare la realtà con un mock-up che probabilmente, visto il tipo di mock-up, hai scaricato gratuitamente, questa è un'altra parentesi che uso. Esatto. I mock-up si acquistano. I mock-up si acquistano perché i pacchetti che vanno acquistati è un investimento, però come diceva Sara prima, lei magari investe dei soldi per farsi recapitare l'oggetto, tu l'oggetto non te lo puoi far recapitare e investi due spicci per comprarti un set di mock-up, che tanto sono delle bundle, quindi voglio dire, è facile che trovi quelle due o tre bundle che ti vanno bene per 5, 6, 10 progetti, insomma, poi le puoi personalizzare perché quando le acquisti sono fatte meglio, sono a livelli, le puoi manipolare meglio. Detto questo, in merito alla riorganizzazione del portfolio, sono d'accordo, come dicevo prima, con i miei colleghi, io addirittura ti suggerisco una scrematura del portfolio, cioè è molto lungo, c'è molta roba, ma siamo sicuri che è tutta roba che... Cioè, se tu guardi il mio portfolio, fai conto che è ovvio che io abbia fatto molti più lavori di quelli che ci sono. Ho fatto cose di cui non vado fiero, cose che negli anni non mi sono più piaciute, e l'ho presa e l'ho tolta chiaramente, perché cosa succede?
io qui devo dare un'immagine di me, ok? Io sto potenzialmente cercando dei clienti, quindi non gli farò vedere il volantino della pizzeria che ho fatto quando già avevo 17 anni, gli farò vedere dei progetti. Considerate poi che il mio portafoglio, poverino, è fermo tipo da 5 anni, però faccio una scrematura perché voglio raccontare una parte di me. Non ci sta roba di impaginazione, non c'è roba di compositing, non c'è, forse qualcosa la devo togliere, non ci stanno cataloghi per aziende o volantino o grafica web che comunque ho fatto e qualche volta faccio ancora. Ci sta solo brand design principalmente, perché è quello che voglio che la gente percepisca. Ovviamente io il canale Binance lo uso in un certo modo e quelli sono affari miei, però anche sul mio sito non trovi impaginati, non trovi siti web, trovi solamente brand design, perché voglio far passare quello. Un altro consiglio che ti posso dare sinceramente è, chiaramente a detta di tutti gli altri giudici, i progetti più accattivanti sono i primi, hanno uno stile riconoscibile, a me piace da impazzire, tra l'altro, tutta questa psichedelica. Il suggerimento che ti posso dare è che ritroveremo, perché me lo sono appuntato anche per altri candidati, diciamo, è che secondo me devi piegare, devi sfruttare le tue skills, cercare di utilizzare, scusami, mi sono spiegato male, cercare di utilizzare quello stile riconoscibile per tutto. Cioè, se io chiamo te, perché mi ha colpito il progetto dei poster, o diciamo uno dei primi tre progetti, e ti chiedo di farmi l'etichetta del vino, è chiaro che se ho chiamato te non voglio l'etichetta del vino con i fiori, no? Vorrò una roba matta, una roba psichedelica, quindi secondo me devi, se è quella la strada che ti piace, se è quello che, diciamo, il tuo stile, hai maturato questo tipo di stile ed è quello che vuoi mantenere, ovviamente cercare di fare tutto in quello stile, tutto con questo roba rigenerativa, di come si chiama, insomma. Diciamo è stata un po' un'evoluzione, perché qualche anno fa ero molto sull'illustrazione, dopo tanti anni in cui mi ero focalizzato molto sul 3D. Dall'illustrazione piano piano, anche voi per fattori proprio di lavoro, che alcuni clienti mi hanno offerto lavori diversi, sono approdato anche a questo tipo di stile, che poi, cioè, dopo una ricerca, diciamo, è stata molto automatica come cosa, e solo nell'ultimo anno, secondo me, magari adesso si vede una netta contrapposizione tra lo stile molto psichedelico ed astratto rispetto alle cose di sotto, più illustrative, più figurative. Quindi sto ancora in realtà cercando di combaciare le due cose in realtà. Perché mi piace lo stile astratto, ma mi piace anche la figurazione, sebbene la mia figurazione rimane astratta di per sé a volte. Ecco. Guarda, io ti posso suggerire di provare a mischiarle a questo punto, così almeno. Va bene, allora io direi che effettivamente, diciamo, a questo punto abbiamo dato una serie di suggerimenti seri sui quali ragionare. Aggiungo solamente un dettaglio veloce: vi consiglio a te e a tutti gli altri partecipanti di rivedere anche il webinar, la registrazione dell'evento precedente, perché ci sono comunque aspetti nuovi che stanno uscendo oggi e aspetti precedenti con i quali, per esempio, bisogna fare i conti. Per esempio, la questione su quanti progetti è, diciamo, una diatriba costantemente aperta che abbiamo affrontato anche la volta scorsa, per cui non ci ritornerò, per spingervi ad andare a seguirvi ciò che è accaduto la volta scorsa, che è molto importante proprio per avere sempre gli occhi aperti a 360 gradi. In quell'occasione abbiamo anche sottolineato il criterio, ad esempio, di presentazione delle copertine, così come anche la copertina in alto del profilo, che nel tuo caso tagliata così è proprio il massimo della vita, e l'acquittimento delle informazioni collaterali nella colonna di sinistra, che sono un po' scarne nel tuo caso, e il fatto di essere privo eventualmente di una pagina di riferimento, che potrebbe anche essere banalmente una soluzione all'about.me che utilizzo io, o alternativa equivalente che darebbe eventualmente la possibilità al tuo profilo di raccogliere forse
un po' più di visibilità, ma non è certamente obbligatorio, nel senso che per adesso può andare bene così. Una volta sistemato il portfolio, sentirai tu stesso che comunque l'esigenza non dico di avere uscito, ma un canale dedicato. Bene, allora ringraziamo Sergio, ringraziamo i giudici. Patrizia, vuole aggiungere qualcosa? Perché sa tutti, quindi sembra giusto, insomma, passare anche da te. No, guarda, l'appunto che volevo fare io l'ha fatto Flavio, per quanto riguarda i mock-up e magari la gestione in modo alternativo del progetto, quindi della presentazione del progetto realizzato. Niente, sì, forse la copertina, io guardavo la copertina un attimo, che non so fino a quando mi possa comunicare la qualità che sostanzialmente si vede in alcuni dei suoi elaborati. Poi niente, non aggiungo nient'altro perché è stato detto tutto. D'accordo. Allora, Sergio, grazie, diciamo, insomma, dell'occasione, di tante occasioni di studio che ci hai fornito. E vediamo se, insomma, staremo a seguire tutti e ci vedremo le tue evoluzioni. Grazie a voi, ragazzi. Mi ha fatto tanto piacere. Buona continuazione anche agli altri. Seguirò anche gli altri designer, ovviamente. Grazie a voi. Buon pomeriggio. Grazie a te. Grazie a te. Oh. Allora, a questo punto si prepara il giudice Flavio per il candidato, la candidata Corina. Eccola qui, allora, la nostra amica Corina. Allora, accendere il microfono. Grande Corina. Ma voi vi conoscete fisicamente? Ci siamo intravisti al Creative Pro Show. Infatti, perché comunque... Aspetta Corina, non ti si sente, che hai detto? Mi sentite? Ah sì, adesso ti sentiamo. Ok, perfetto. Allora, faccio io una piccola presentazione di Corina, come abbiamo fatto con Sergio. Intanto vi leggo la descrizione che lei ha inserito all'interno del form. Corina, diciamo, insomma, fa parte del nostro gruppo di conoscenze che in Italia, bene o male, sembra che siamo 15-20 che giriamo in tutti gli eventi. In realtà, diciamo che poi è bello anche ritrovarci all'interno di tutti, insomma, i vari contesti. E per quanto riguarda Corina, praticamente Corina è ovviamente una fotografa specializzata nell'ambito del food. La sua problematica principale, la sua partecipazione a questo portfolio review, era più che altro comunque il tentativo di chiedere direttamente a noi, che siamo anche addetti, diciamo, siamo le persone che acquistiamo le sue foto per le nostre composizioni, qual è la percezione del suo profilo, del suo portfolio, ovvero del modo in cui si presenta. Alcune considerazioni sono emerse in realtà in un webinar recente, non mi ricordo in quale, in che occasione, e ho visto che hai fatto anche già qualche modifica, Corina. Tra l'altro, purtroppo mi sono dimenticato di rispondere... Sì, no, però qualche cosina l'ho vista. Mi sono dimenticato di rispondere alla famosa conversazione, quella su Facebook, poi non andrò ancora a rileggere. Però, ecco, diciamo, la domanda in questo caso è prendere in considerazione il profilo di una figura professionale evoluta e giudicarne ciò che effettivamente si traduce in una trasmissione del suo lavoro. Corina è un altro degli esempi, parlavo prima alla Fabio Timpanaro. Il suo lavoro, la qualità comunque dei suoi scatti, soprattutto come posso dire, l'impegno a livello storico di una figura che da anni comunque nel settore, a guardare Bian se effettivamente non la ripaga dell'impegno profitto. La domanda è... No, Bian, proprio non ho avuto tempo di mettere, di lavorare. Devo proprio entrare, aggiungere qualcosina, adesso mi sono fatto... Ah, ok, allora ci confrontiamo solo sul sito web? Ci confrontiamo su questo? Ok. Bene, Flavio, allora, il giudice designato sei tu, poi al solito faremo il giro degli attenti. Corina, già ho cercato di scroccarmi, tipo, da fargli l'assistente per vedere un po' come scatta, perché sono meravigliato dalla qualità dei lavori. E è uno stile fotografico che a me piace molto, parte il suo, proprio il ramo del food, ma come lo fa lei in particolare mi affascina molto. Anche nel contesto, anche il discorso del Behance, che mancano alcuni link, alcune cose, la bio, il sito in particolare mi sa un po', prendimi con le pinze Corina, senza offesa, un po' un'occasione sprecata, in generale, nel senso, anche su Behance tu mi metti la copertina, poi io clicco nella copertina e trovo la foto che era in copertina. È un po' inutile in quel modo, cioè già ne abbiamo parlato anche su questa famosa conversazione che raccontava Massimo e ci siamo scritti in privato l'altro giorno. Devi trovare il modo di raccontarmi
quello che fai, ma soprattutto secondo me anche la tua passione per il food, perché io vedo che sui social, su Facebook, comunque tu cucini, fai esperimenti culinari, quindi il tuo penso sia proprio un amore a 360 gradi per il cibo, però da questo, dal sito, da come ti presenti dal punto di vista professionale, a me questo amore non arriva, perché io vedo solamente lo scatto finito. Non vedo dietro le quinte, non c'è una spiegazione, un approccio, un perché viene fatta una cosa piuttosto che un'altra, perché lo sfondo è nero, è bianco, perché non so se mi manca il mood, mi manca il racconto, la storia dietro, questo. E soprattutto mi manca Corina, nel senso che proprio perché il tuo plus, secondo me, perché poi mi sono messo un po' ad analizzare anche i social e le cose tue dopo quella discussione che abbiamo avuto, il tuo plus è proprio questa conoscenza e questo amore del food a 360 gradi, che però dalle tue foto, dalle foto sono stupende, però dalla presentazione del progetto non arriva posso solamente... Sì, come no, prego. Posso fare un'osservazione, perché questo sito che uso io è un po', come ti ho già accennato nella nostra discussione privata, è un sito photo shelter che nasce proprio come portfolio, non ti dà la possibilità di personalizzarlo moltissimo, però io ho abitato questo sito con il blog che tu trovi nel menu nella parte sinistra, e nel mio blog, essendo un blog fatto in WordPress, qui c'è da lavorare tantissimo, però qua mi spiego di più. Qua ho scritto questo articolo, per esempio l'ultimo articolo, per raccontare un pochettino racconto un pochettino più le cose, quello che faccio io. Secondo me questa è la strada, perché su quel sito, sul photo shelter, non posso non posso aggiungere tante cose, non posso personalizzare tanto, ne manco la home, però nel blog posso scrivere tanto, posso aggiungere tutto quello che voglio, posso aggiungere behind the scene, posso aggiungere, sì, non l'ho fatto fino adesso, lo so che devo farlo, però lì lo posso integrare. Guarda Corina, se mi permetti, io ti lascio un attimo finire questo scambio, poi ho tanto io da dire. Ho finito. No, vai, parlatene, però voglio inserire un attimo poi alla fine. Sì, vai, tanto ho finito. Io tra i miei appunti, che poi ti arriverà la scheda, tanto la griglia, ci ha segnato che io prenderei in considerazione l'idea di cambiare il template del sito, perché... sia su Bias che sul sito, però focalizziamoci sul sito, che è il tuo canale principale, da quanto ho potuto vedere. Mi manca l'effetto wow. I tuoi scatti, il tuo lavoro, ha tutte le potenzialità di farmi vedere e dire wow. Però se io entro e trovo un mosaico di mini foto, invece di trovarmi, non so, una foto gigantesca, e fai conto, su Bias trovo la miniatura della foto, clicco e trovo la foto grande, l'effetto wow non ce lo potrò mai avere, mentre invece se tu mi metti per esempio su Behance la copertina, che è un dettaglio della foto, poi clicco e mi trovo la foto a tutto schermo, per esempio, allora ho l'effetto wow. Non so se mi sono spiegato. Questo ma non so, mio... come devo fare questo su Behance. Esula dalle mie competenze in questo momento, però ti sto dicendo, adesso più avanti vedremo altri ragazzi, altri professionisti, insomma, che questo effetto wow ce l'hanno e come, quindi magari rubacchia un po' qui o un po' lì e riesci un po' a farti un'idea di quale può essere l'idea di un sito. Magari questo sito non va bene per le tue esigenze di oggi. Questa è la mia considerazione. Adesso, dal punto di vista qualitativo, lo sai che ti ammiro tantissimo e non vedo l'ora che mi dai la possibilità di vederti scattare dal vivo, insomma. Io ho finito. Allora, ripeto un attimino agli altri giudici. Ho delle cose da dire che, in effetti, diciamo, ho preparato rispetto all'altra volta. Avevo promesso a Corina che, insomma, le avrei dato il mio input personale. Quindi prendo un attimino la parola, poi ti darò la parola. Allora, Corina, faccio una premessa doverosa. Io personalmente, sai quanto stimo il tuo lavoro e il tuo impegno, la tua presenza. Quindi
per rispetto tuo ci andrò pesante più duro nel giudicare, diciamo, il canale in sé, non il lavoro. Deve essere chiaro, perché lo sai quanto mi piace. Questo ti avevo chiesto anche. Esatto, esatto. No, però io la premessa la devo fare perché ci andrò più duro. Io ti dirò le cose come se io non ti conosco. Quindi non sto giudicando, diciamo, i lavori in sé sui quali ho la, verso i quali ho la massima. Allora, andiamo per gradi. Numero uno. Io ho davanti una persona. Che è questo, Carino? Fai tutti i fatti. Scusa, mi muto, mi sto a fumare la diretta elettrica. Scusa, avevo capito, infatti, avevo capito. Pensate, stai ciupando il mouse. Fatto che ti faccio come il mouse. Allora, dunque, stavo dicendo. Allora, intanto partiamo da un presupposto. Intanto è bello che una professionista affermata come te si ponga la domanda, evidentemente rilevando, diciamo, una necessità in questo senso, e chiedersi come gli altri mi vedono, come gli altri mi percepiscono. Dimostra un'apertura mentale importante, alla quale io, per rispetto, vado giudicando, cioè vado direttamente a dirti senza filtri quello che penso. Io credo che il tuo lavoro effettivamente sia di altissimo livello, ma te lo dico da quando ci conosciamo, quindi questa opinione la conosci già. Però partiamo dal presupposto che se all'interno di un contenitore che ospita il tuo lavoro io tolgo il tuo logo, quindi ti faccio finta praticamente che il tuo logo non ci sia, mi accorgo che praticamente non è più riconoscibile il tuo approccio, il tuo tatto. Giustamente uno direbbe, ma allora mi stai dicendo che devi mettere il logo in ogni foto? No, perché d'altro canto quando clicco il filigrana c'è. Mi riferisco invece alle considerazioni che ha fatto Flavio, che condivido per intero. Aggiungo qualche cosina. L'effetto wow al quale si riferiva Flavio in realtà significa semplicemente che forse è il caso di rivedere non solo questo canale, il suo template o la scelta di essere all'interno, ma anche eventualmente altri canali, quelli di cui tu ti doti, che effettivamente hanno una serie di problematiche. Ma andiamo per gradi. Numero uno. Intanto, normalmente, se io vado a cercare su Google Corina Obertas, vado con una finestra in fondo e cerco Corina Obertas, il primo canale che mi arriva è praticamente questo, il che significa che la prima cosa da risolvere è proprio questo canale, che è totalmente anonimo. Ovvero, sicuramente vedere le belle foto e apprezzarti è automatico, perché la qualità delle foto è discussa. Il problema è che diventi uno dei tantissimi bravissimi fotografi che però mi scordo come si chiamano 5 secondi dopo. Per di più questo tema, questo template, non so adesso la struttura effettivamente per come è impostata, contiene una serie di errori macroscopici, nel senso che ad esempio, come diceva Flavio, l'effetto di storytelling del tuo profilo qui non emerge. Si capisce che c'è una persona appassionata, ma non riesco a vedere in nessun caso, neanche sotto forma di testo, una adeguata presentazione del backstage. Sai cos'è che noi ci ricordiamo come massa più di frequente di tutta la miriade di progetti che seguiamo online? Non il lavoro finale, ma tutto quello che l'ha preceduto, che è un processo unico e distinto per ogni autore. Questa foto del panino così, una simile l'ho vista altrove, un'altra simile l'ho vista 10 anni fa, un'altra simile 5 anni fa, per dire, non è che l'ho vista veramente. Cioè, nel senso, è un genere facilmente riscontrabile, giusto? Quindi significa che la foto finale raramente sarà associabile a ciò che l'ha preceduto. Invece vedere te che prepari lo scatto, che cucini questo, che ti fai la goccia, il dettaglio, persino gli scatti sbagliati, sono parte della storia di ogni progetto che deve seguire al progetto, ma al solo fine di non di vendere di più il progetto in sé, ma di vendere di più la tua identità, che si presenta su un tema che è totalmente anonimo. In più, la struttura dei menu laterali non solo è disordinata e caotica perché non c'è una gerarchia. Quindi dove clicco, io clicco a casaccio, blog ci deve arrivare. Però tu mi dici no, però io nel blog effettivamente mi comincio a scrivere un po' di più. E allora perché non è bene in evidenza? Ma soprattutto quando finisco nel blog, io per esempio non capisco nemmeno se sto parlando di un appassionato di cucina o di una fotografa. Sì, c'è scritto food photography, ma dimentichiamoci che gli utenti abbiano il tempo di fermarsi a leggere. Quindi l'impatto emozionale, quell'effetto wow di cui parlava Flavio, serve a colpo d'occhio per fissare quella fase di imprinting, la chiameremmo così nel mondo animale, che serve a dire io sono questo. E anche qui ci sono parecchi errori di impaginazione nel layout. Guarda ad esempio qui, 2 testi, uno sull'assi, 3 testi. Raccontare storie attraverso le immagini, perché vi ci porto, e dietro un'immagine con del testo sopra. Per non parlare del... No, aspetta, finisco e poi ti lascio parlare. Io probabilmente lo immagino che giustamente tu avrai tutte le motivazioni dell'universo.
sacrosante e giuste. Io sono il re dell'incompiuto, per cui figuriamoci se non lo capisco io, se non veramente penso di poterlo capire su tutto. Però il punto qual è? Io in questo momento sto eseguendo un ragionamento di natura puramente percettiva, ovvero ti sto osservando come persona che non ti conosce e becco il tuo canale online, questo che è il primo che salta fuori di Google, facendomi il giro non trovo nulla che mi parli di Corina realmente, come diceva Flavio, non trovo nulla che mi lasci una traccia emozionale diversa dal wow, foto fighe, punto. Quindi, in effetti, diciamo che sul come realizzarlo ci sono tecniche diverse. Io ne sto parlando nei vari webinar, ma una sicuramente una cosa utile semplicemente significa alle volte anche solo gestire con dei piccoli esempi di animazione, di editing diverso, con tool automatici, perché non è l'animazione che devi vendere, è la foto, ma l'automatismo che ho trattato all'interno del webinar, del video, scusami, che ho messo su ieri, dove ho fatto tutto l'elenco di queste risorse, te lo faccio vedere solo perché è lì che ho fatto un elenco veloce e figurati quant'altro c'è da dire, che poi insomma verrà, e nel raccontare, nel mostrare, dovrebbe essere aspetta un secondo, strumenti questo, Social King is Storytelling is the King, qui dentro a un certo punto inizio praticamente a mostrare tutte le tecniche di animazione della singola scatto fotografico, cioè tutto quell'insieme di tecniche che strumenti, piattaforme, gratuiti a pagamento, eccetera, che ti mettono in condizione di dare tridimensionalità al progetto e andare oltre l'impatto momentaneo, ma adesso non mi ricordo dove sta, comunque qui in questo video, che ti permettono di andare decisamente oltre. Questa immagine ha una storia dietro enorme. Te che prepari la cosa da preparare, il frappè, quello che è, il bicchiere, la scelta della coppa, le parole della persona che prepara quel piatto, magari mettiamo un piatto un pochino più completo, ecco. E te che effettivamente spieghi, e non la ricetta, perché alla fine io devo comprare il fotografo, non la cuoca, però la cuoca mi serve a raccontare il lavoro che c'è dietro, la dedizione. Nessuno di questi aspetti esce fuori realmente, te lo dico da persona che non ti conosce. Quindi alla fine io mi ritrovo sul sito di un fotografo X senza avere alcun tipo di percezione, però con l'aggravante di un tema che oggi, quello del food, è devastantemente inflazionato, nel peggiore dei sensi possibili. Ecco perché serve raccontare l'identità e dire io non sono quelli bravi a cucinare con un'ottima fotocamera da 10.000 euro. Io sono una fotografa, vuol dire che pure con la compattina ti tiro fuori delle foto mostruose perché c'è del mestiere dietro. Io non sono la tizia che fa delle ricette bellissime, vende le ricette, si vende come cuoca e gli associa la fotografia, magari tramite il suo amico. Sono io che cucino e preparo tutto. Queste problematiche, e qui concludo e ti lascio la parola, non sono le classiche pisime alle quali chiunque può rispondere velocemente, ma va, non serve, se qualcuno è interessato a te spulcia nel tuo portfolio, ma va, si capisce, ma va, non ci sono problemi, guarda che va benissimo tutto, è così che si fa, col cacchio. A, perché altrimenti non sei qui a farti la domanda e a cercare di capire cosa c'è che non va. B, perché nel mondo dei social, e quella è la nostra vita, tutto cambia velocemente, è un dato incontrovertibile, oggettivo e assoluto, è che gli utenti oggi si distraggono velocemente, inclusi quelli che sono professionali, sempre attenti a questi dettagli. Per cui, a prescindere che tu faccia la fotografa, l'infermiera o l'idraulico, avrai comunque una necessità, se sei online, impattare in quello che è l'immaginario collettivo, tradotto nel singolo visitatore. E quindi giocarti ogni possibile freccia, ogni possibile carta a tuo vantaggio ed arginare ogni possibile problematica che può nascere da un menu sballato, da una cattiva priorità dei contenuti, da una cattiva distribuzione degli allegati. Ho finito. Tu hai ragione completamente e io so che tu hai ragione e so che devo fare questo. Però spiegami come lo faccio. E questa la per tutte queste foto qua che tu vedi, magari ho 2-3 behind the scene, nessun tutorial registrato della lavorazione in Photoshop, cioè praticamente neanche potrei cominciare da capo a e poi come faccio a integrare nel sito
in questo photo shelter, anche se io cambio il layout, se cambio la theme, diciamo, non si riesce, perché questo photo shelter è proprio, si presenta come un portfolio. Cioè, riuscirei a spiegarlo forse solo nel blog, ma non so come legarlo, come far, per esempio, per questa foto che tu l'hai messa qua con il cocktail o questa del hamburger, come sì. Faccio a mettere in evidenza tutta la storia, tutta la... Scusami, Corina, però ti devo fare una domanda. Perché tu sei, anzi ti faccio sempre una domanda, tu sei obbligata a utilizzare questo tipo di canale e per quale ragione? Cioè, perché hai scelto questo tipo di piattaforma per il tuo canale? Per il tuo perché è un portfolio e perché c'ha tantissime potenzialità comparato con tutti gli altri portfolio, diciamo, perché ho spulciato tutti quanti, da Squarespace a Smagma. Ma stiamo parlando di visite reali, cioè tu hai Google Analytics che ti dice che questo canale ti porta n.000 visite? Dal punto di vista SEO è potentissimo, perché c'è un SEO integrato per ogni fotografia e per ogni, come portfolio funziona alla grande, te lo posso garantire, a parte che, no, ci credo. Che è l'unico che ha un calcolatore presi per le licenze Rights Managed integrato. Praticamente questo è eccezionale, io devo trovare solo il modo di poter integrare questo con qualcos'altro che mi dà quel fattore wow che voi parlate, che mi permette di aggiungere un pochettino di cose in più che fanno la differenza. Sicuramente ti dico questa cosa, poi lascio la parola a Patrizia che vuole inserirsi un attimino. Okay. Allora, fermo restando, io questo canale, questa piattaforma, i reali vantaggi non li conosco, non li posso misurare né contestare. Però ti dico, ok, tu mi dici che questo ti porta dei benefici, perfetto. Intanto, eventualmente io semplificherei il menu di sinistra, ma non è tanto quello. Anziché cominciare a disperdere nei link esterni che vedo qui, tra blog, about, poi c'è find me on, eccetera, tu puoi crearti un altro singolo canale scegliendoti in formato WordPress, in formato Squarespace, quello che ti pare, non un clone del portfolio, solo la parte identity. Wow, quello che dicevamo prima. Da replicare in una struttura, in un template, e ci sono un'infinità di piattaforme a disposizione, scegliendoti quella che in effetti si basa sulle fotografie, aggiungendo il livello animato, degli showreel. Ovviamente non è neanche facile dire quello che tu dici è lecito, sì, ma nessuno mi indica come fare. In realtà il come fare è tecnicamente un punto di vista, fino a che non diventa una commessa di lavoro, dove tu prendi un tizio e gli dici: ciao, agenzia X, fammi un progetto strategico legato alla mia identità. In quel caso, e solo in quel caso, i consigli che ricevi sono attendibili. Neanche i miei in questo momento sarebbero attendibili. Sai perché? Perché io non ho, ti dico quello che si fa quando si fanno questi lavori, quello che faccio io sui miei clienti, è quello che fa chiunque, che fa Patrizia, Claudio, chiunque sui suoi clienti. Si prendono i dati di analisi, Google Analytics. Voglio vedere il traffico generato su tutti i tuoi canali per vedere realmente se il tuo punto di vista combacia con i dati più sensibili, se ci sono dei margini di miglioramento o di cambiamento. Due, si va a sviluppare un progetto legato all'identità, dove si vanno ad analizzare le caratteristiche del tuo metodo di lavoro. Come produci tu questa pizza? Perché magari ci può essere quello che io in questi giorni, in tutti i podcast e video, sto definendo un metodo fluido, aspetti che posso riportare online in un qualunque formato nel momento in cui li eseguo. Quindi senza aggiungere nulla al tuo metodo di lavoro, ma modificandolo e facendolo diventare qualcosa che fluisca verso il web e i social. Chi racconta con un tutorial o uno speed video l'elaborato che sta facendo e poi dimostra l'elaborato finale del portfolio, applica un metodo fluido, trasforma l'ordinario in un qualcosa da pubblicare. Riguardo l'effetto wow, si studia il tema, il template, i colori, persino il brand, che in questo momento è semplicemente un logotipo basato su, giustamente, sui tre termini chiave che ti riguardano, ma si può effettivamente convertire in qualcosa di più o di meno? Vediamo, ci si ragiona. Ecco perché chiunque ti dice a colpo secco va bene o va male, a mio avviso sbaglia. Ed è anche questa la ragione per la quale tutto il portfolio review che noi stiamo utilizzando, lo sottolineo perché sia
utile il punto di vista per capire di cosa stia, su cosa stiamo parlando, di cosa stiamo parlando. L'intero portfolio review si basa nel giudicare la percezione del singolo candidato, che significa che il candidato ha tutte le ragioni del mondo per dire: il template di sto tema fa cagare, però a me porta visibilità. Non ho fatto bias perché a me non mi serve. Tutte ragioni valide. Però il punto qual è? Che ci sei tu e dall'altra parte il resto del mondo, con il quale non puoi parlare in un portfolio review come questo. Quindi chi ti guarda dall'altra parte si fa un'idea che semplicemente diventa percezione automatica di ciò che osserva. E non si farà certo il problema di chiedere: però forse effettivamente potrebbe migliorare qualcosa. Semplicemente o gli piace o non gli piace, va avanti e si dimentica di te, o di me, o di chi che sia. Quindi il problema resta comunque a te, nel dire: ok, so che ci sono dei problemi, o non saresti qui. So che effettivamente, diciamo, sono un po' anonima con questi canali, o non saresti qui. So che questo tema ha dei limiti, però anche dei vantaggi. Bene, e allora a quel punto mi fermo e prima di mettere mano a qualunque cosa, disegno una strategia ad hoc, che però va fatta eventualmente con professionalità e con attenzione, sulla quale poi ovviamente non tutto sarà perfetto, perché soprattutto il mondo della fotografia, della grafica, delle arti visive in genere, oggi hanno un ostacolo in più, il mare magnum di proposte indistinte che ovviamente remano contro chi fa questo lavoro professionalmente. Ma è a maggior ragione che allora io devo raccontare me e dire: no, io non sono il tizio che si è comprato 5.000 euro di macchinetta senza sapere niente di fotografia. Io sono una persona che arriva dalla storia, che include persino i tanti eventi dove tu sei stata lì presente e che raccontano una persona interessata al miglioramento professionale, una cosa che gli utenti materiali non hanno. Per questo mi sbatto da anni sul concetto di storytelling dell'identità, storytelling del profilo, e continuo a parlarne ancora e a raccontare in quanti modi puoi raccontare un progetto. Poi il canale di pubblicazione, tutt'altro paio di maniche. Lì ovviamente interviene il tuo gusto personale, una strategia con l'S maiuscola, pensata, riflettuta e sviluppata, il canale, tutte queste cose, ma resta comunque una linea di fondo. O così, Massimo, secondo te dovrei cominciare con cambiare questo template? No. Invece di avere questa griglia, avere una sola foto grande? No, assolutamente no, perché io in questo momento non ho i numeri, mi fido di quello che stai dicendo. Hai detto che questo canale ti porta visibilità, lascialo così com'è, al massimo magari semplifica un pochettino il menu, però dall'altra parte creati un mini sito, una landing page nata completamente intorno alle fotografie e alle immagini, di quelli belli, ma belli veramente, dove lì dentro non ci sarà il tuo portfolio, o meglio ci sarà chi sono, cosa faccio, come lavoro, l'identità. Il blog. No, il problema è che il blog, quello che tu dici, il blog, l'ho visto, ma non è assolutamente contrario a quello che serve a te. Perché questo diventa un blog, quello che io ho visto, è il blog di una persona che in termini percettivi potrebbe tranquillamente essere una cuoca che racconta le sue ricette. Cioè non emerge la figura, qui emerge praticamente solo lo storia che c'è dietro ogni scatto, ma non c'è il fotografo. Nel portfolio c'è il fotografo, ma non c'è la storia dello scatto. Il blog può essere modificato. Ah sì, certo, quello sicuramente. Tieni conto che tu qui dentro, per esempio, cliccando sul portfolio, hai fatto bene a rimandare qui dentro, è esattamente quello che devi fare. Intorno a questo pulsante con rilancio dell'altro canale, qui dentro devi tirarti fuori, per forza, un qualcosa che sia effettivamente la potenza espressiva di un fotografo. Ora, tanto per fare un esempio banale, io per capire qual è lo stile migliore adatto a me, me ne vado all'interno delle directory, me le guardo tutte, non per comprare un template a testa bassa, ma per sviluppare un approccio strategico nel dire: ok, vedo, scelgo una serie di template, quando mi trovo bene lo testo, lo verifico, dopodiché eventualmente lo sfrutto. È quello che fondamentalmente ha portato me, una banalità, però ha portato me a scegliere e montare 4 template prima di arrivare a questo. Un template stupidissimo per Tumblr, che però rispetta esattamente le mie necessità sul fronte tanto mobile quanto desktop,
dandomi la possibilità per ogni contributo di inserire in formato contenuto tutto quello che a me serve. Cioè, questo canale non è bello, soddisfa il mio fabbisogno, è un principio diverso. Ma il tuo fabbisogno, il tuo storico, il modo in cui lavori, quello è il tuo fabbisogno, il tuo storytelling, nel dettaglio lo conosci solo tu o la persona che si mette accanto a te e disegna una strategia per te. Dire in due battute cosa devi fare qui adesso, chiunque te lo dica al di là del consiglio come stiamo facendo noi, in realtà sta esprimendo un concetto. Non ha capito quanta strategia c'è dietro la scelta dei propri canali. Ma mi zittisco. Secondo me questa è l'unica, modificare il blog in modo di raccontare più cose, che più cose sono in evidenza, e poi cercare di legarlo al meglio a questo portfolio. E guarda, c'è la Patrizia, e poi ovviamente se c'è qualche altro, se vuole aggiungere qualche cosa, Patrizia, cosa volevi dire? Ciao Corina! Ciao Corina! Ciao Patrizia! Allora, mi sentite? Allora, praticamente, io lo dico sempre mi sentite, perché Massu lo seguo praticamente dal 1920 e diceva sempre così quando entrava dentro il webinar. Allora, c'è da premettere che io conosco Corina, l'ho conosciuta di persona, l'apprezzo anche di persona, però ti dico Corina che ti apprezzo tantissimo proprio come professionista. E mi sono fatta questa domanda, mentre parlavate, allora, chi è Corina lo so bene, qual è il suo plus? Qual è la cosa che sa fa bene, Corina? Io quando guardo le tue foto, tu pensa, le pubblichi spesso e volentieri su Facebook, mi passano davanti, è tipo il pane, questo vedo questo pane, a me mi viene fame, io quando vedo il pane che viene fotografato, mi viene fame, penso, già riesco a sentire la croccantezza di quel pane. Per esempio, la birra, mi viene voglia di bere quando vedo la tua birra, oppure se io non ho voglia di frullato, vedo il tuo frullato e mi viene voglia. Quindi, secondo me, la tua strategia deve basarsi proprio su queste cose, sui sensi che le altre persone sviluppano quando osservano le tue foto. Quindi, prima cosa, non sei obbligata a mettere tutte le foto nei canali tipo Behance, tipo a meno che, insomma, cioè, mi stai parlando di questo canale che insomma ha un sacco di visualizzazioni, che potresti integrare in uno che deve essere in un posto che deve essere il tuo sito, che deve essere il tuo luogo principale e che devi impostare in modo che le persone vedano le tue foto grandi, cioè la persona deve entrare, deve vedere la tua foto, deve far scaturire le sensazioni che anche io ho, ok? E quindi magari cliccano e riescono a conoscere chi sei, come lavori, come riesci, quali sono le decisioni che prendi durante lo scatto, in modo capito da, come diceva Massimo, da raccontarti, quindi lo storytelling, però da raccontarti incontrando per la prima volta l'osservatore con le tue foto, la tua foto grande, gigante, io la guardo, mi viene fame e io devo capire come cacchio fai a sviluppare una foto del genere. Non so se mi sono spiegata, se sono stata un po'... Sì, spiegata benissimo. Devo vedere se mi sa che questo scelterà pure qualche layout che presenta le foto più grandi. Però anche qui abbiamo un piccolo problema per noi che vendiamo la fotografia sui siti di stock in genere, non solo sui siti di stock che vendiamo le fotografie. Su Photoshelter è riconosciuto il fatto che un sacco di gente entra e si ruba le fotografie. Praticamente se noi le presentiamo in un layout molto molto grande, senza un watermark, senza niente, la gente le può prendere anche semplicemente facendo un screen stamp dello schermo. Perciò io ho aggiunto questo watermark. Non mi piace per niente il watermark sulla foto. No, però non... ci sta nel tuo lavoro, ci sta, e come? È giusta la cosa? Sì, ci sta. Ci sta, anche se è triste. Rubano,
Io ho assolutamente ho rinunciato ad andare in giro per web a cercare le mie foto perché riesco solo a incazzarmi, a fare battaglie infinite con gente che non capisce niente. Ho rinunciato completamente perché non ha senso, te li rubano comunque. Comunque, al di là di purtroppo questo è un problema di chi si occupa di stock photo, quindi lo capisco, lo comprendo e troverai una soluzione adeguata a questa cosa. E niente, invece, scusa che se ritorno un attimo al discorso che facevo, e mentre prima parlavate, mi era venuta tipo una gerarchia delle sezioni del tuo sito. Per esempio, ne so, visto che parliamo di tutto, possiamo parlare tipo invece di pane, dolci, liquidi, pasta, che magari, che ne so, potrebbero essere le sezioni più utilizzate. Tu potresti dire tipo croccante, tipo il pane, le cose che ti fanno venire la sensazione di croccantezza, la sezione, che ne so, intenso, profumato, cremoso, invitante, odore di casa, qualcosa proprio di alternativo, qualcosa che mi spinge, proprio se tu sei cosciente che le tue foto danno questo tipo di sensazioni e quindi te lo metti direttamente sul sito, capito? È una chiave di lettura proprio che va a sottolineare quello che sostanzialmente fanno le tue foto, fanno venire voglia di mangiare. Infatti io adesso ti blocco perché non è il momento giusto. Voglia di mangiare durante la pandemia. comunque Corina, tu devi, secondo me in questo canale potresti dare anche delle tips a chi ti segue. Io ad esempio le leggerei le tue tips molto 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 volentieri e potresti dare dei consigli ad altre persone, anche se so che tu sei molto umile, però sappi bella che sei scattare, sei brava, quindi ti potresti permettere insomma di dare qualche consiglio. Ad esempio, per quanto diceva, tipo l'hamburger, l'ultima cosa che è scattato, quello era un esperimento. Scusate un attimo. Stavo dicendo, ad esempio nel sito potresti aprire la sezione di esperimenti. La sezione esperimenti in cui sperimenti ad esempio l'hamburger. Sperimenti come modificarlo su Photoshop, perché secondo me tutti quanti qui sappiamo fare qualcosa, ok? Però ci piace sperimentare, perché non magari rendere partecipi gli altri delle nostre sperimentazioni? Magari non andiamo a metterlo nel portfolio, che comunque tu Corina puoi avere il portfolio, questo qui lo puoi integrare, chiedi a Massimo come si fa, si potrebbe, non so se si potrebbe integrare in un sito internet, però nel caso chiedi a lui, che io sono ciotta totalmente per quanto riguarda questo, la parte di web design. Però secondo me devi avere un canale tuo da seguire, da buttarci su tutta la tua passione, il tuo amore, e per farti conoscere, giustamente come diceva Marco, perché nel senso di sito internet, perché sito sì. Internet, questo che va sul mio indirizzo, è proprio questo che io ho integrato con il blog. Ok, però al di là dell'inclusione, quello che sto dicendo a Patrizia, che considero giustissimo, a parte il fascino che voglio sottolineare a beneficio di chi ci sta seguendo adesso e in differita, per così dire, il concetto sinestetico quasi dell'uso delle categorie croccante, profumato, che è un modo strategico bellissimo per definire le categorie in maniera alternativa e incuriosire lo spettatore. Quello che ti sta suggerendo, Patrizia, è di muoverti in chiave transmediale, altro argomento legato allo storytelling che curo da parecchio tempo, ovvero anche se tu hai, diciamo, la capacità come di preparare un piatto o di dare dei consigli, magari hai l'umiltà e, diciamo, certe volte anche l'eccessiva umiltà nel dire vabbè, ma io queste cose che le dicono altri, non c'è bisogno che le dica anch'io. Attenzione a non confondere il gesto della condivisione con il gesto della vendita della propria esperienza. Nel primo caso, il gesto della condivisione è quanto di più naturale e normale ci sia nel nostro settore, e ti garantisco che anche la cosa che per te suona più scema arricchirebbe qualcuno, migliorando la tua identità e reputazione online, che si traduce in visita. Reputazione si intende l'apprezzamento di ciò che fai
associato a non più quella fotografa che fa il bell'hamburger, ma a Corina Daniela Obertas, proprio a te. È quello che faccio io e che facciamo tutti quando condividiamo. Diciamocela tutta, Daniela. Io vedi quanti webinar faccio, quanti podcast faccio, ma mica dico cose che so solo io, le dicono un altro milione di persone. Però io cosa faccio? Semplicemente condivido quello che so e mi confronto con gli altri. Ugualmente questa cosa la può fare qualunque professionista e va bene fino a che lo fa nello spirito della condivisione. Nel momento in cui, quando è che diventa grave e inopportuna la cosa? Quando tu, ovviamente, come tanti fanno sul web, lo sappiamo, perché comunque sono migliaia che fanno sta cosa, di dire, so fare una cosetta, mi ci faccio il tutorial e magari lo spaccio online come vendita, come mi vendo online come guru, eccetera. Ma non è il tuo caso, tu pecchi semmai di umiltà, non di arroganza, quindi non c'è la questione, non si pone nemmeno nel tuo caso. Manca però quella parte che fa di te una figura unica e sola, cioè quello che sei. Infatti lei è troppo, cioè dalle foto, lei è troppo più di quello che vediamo nel, dal suo portfolio, capito? Mi viene nervoso, perché lei se ne cucina pure le cose. Certe volte, sai, certe volte mi viene il nervoso che non so, o perché non ho tempo, o perché non ho i mezzi, non ho la logistica, ho tanti cavoli, tanti ostacoli che io non so come rimuoverli, e sto cercando ogni giorno una soluzione e non la trovo. Io anche perché non so raccontarmi, perché non so scrivere, io non so scrivere, so esprimermi via immagini, ma non so scrivere. E fallo così, fallo per immagini, fallo per video, fallo per stories, ma fallo. Sì, un po' la tua chiave di lettura. Un fotoracconto, poche righe. Devo vedere come si riesce, perché non credo che una cosa vincente che per ogni foto, quando tu apri la pagina della foto, trovi un link. No, mica per tutte. Non mica da fare per tutte. Sistematicamente. Sì. In quei casi dove tu capisci che, per esempio, preparare, dico per te, una fesseria, un conto è fare il frappè, un conto è preparare le pizze così, sapendo che la pizza è un argomento, un tema chiave nel quale comunque, diciamo, ci troviamo tutti. Un conto è riempire un bicchiere di birra, un conto invece preparare, dico per dire, che cacchio ne so, questo piatto qui, o il tagliere, e allora scegliere luci. Un racconto, come diceva Patrizio. Comunque, sì. Se io volevo intervenire anche Sara, vai Sara. Sì. Io mi intrometto perché sono una grande fan delle foto di food, e secondo me devi pensare che alle persone veramente interessa, cioè tu non fai una cosa banale. Io per esempio sono del mestiere e so bene come si fa l'hamburger in quel modo, so come si progetta uno still life per quella roba, ma la maggior parte delle persone no, la community non lo sa, i ristoratori non lo sanno come si fa questa roba. Quindi già se vai a produrre, quando vai a fare il set, ma guarda, te la dico, te la butto così, ti prendi una GoPro, la metti lì e vai e fai il filmato di te che stai attorno al set, vedi che fai un qualcosa, perché anche quello poi diventa storytelling. Infatti ho pubblicato in social qualche fotina di me e sono interessanti, sì. Capito? Perché poi diventa questo. Tu per fortuna, guarda, voi fotografi infatti avete la fortuna di fare realmente qualcosa quando siete al lavoro, mentre noi per esempio grafici e illustratori, tra virgolette, siamo penalizzati perché siamo tendenzialmente seduti alla scrivania, quindi non c'è un'azione realmente interessante, a meno che qualcuno di noi non faccia ancora illustrazione handmade. Quindi giocatela questa cosa, perché sono interessanti. Cioè, io spero vivamente di avere presto un lavoro di food per lavorare assieme a te, perché sono veramente begli scatti e puoi dare molto di più, perché comunque sui social lo stai iniziando a fare, quindi ci sta. Allora, nel frattempo in chat ha chiesto la parola a Sergio, il giudice che poco fa, insomma, che mi è arrivato poco fa dopo la presentazione, quindi vi ricordo che con noi anche Sergio Cin Batelice, che come la scorsa edizione, insomma, è qui a darci man forte.
Allora, diamo la parola a Sergio che vuole intervenire. Se qualche altro giudice vuole dire la sua, me lo segnali in chat o utilizzando la manina che c'è all'interno della parte. Sergio, ok. Eccoci qua, ti sentite? Un po' vastato, ma ti sento. Ok, vediamo se così va un po' meglio. Purtroppo c'è sempre problemi di microfono. Sperando che inizia presto la quarantena, proprio. Allora, in questa nuova edizione del Portfolio Review c'è una cosa che mi è tornata ciclicamente, mentre visionavo tutti i portfolio. La domanda principe che ci dobbiamo sempre fare è chi sono principalmente e poi cosa voglio comunicare, quindi perché mi metto a comunicare online, cosa voglio ottenere. Finché non chiarisco questa cosa è un po' difficile strutturare poi la comunicazione. Quindi, Corina, io ho avuto il piacere di incontrarti anche durante il Creative Pro Show, ho sentito parlare e ho sentito che spiegavi alcune problematiche di lavoro e quindi la domanda che ti faccio è: tu cosa vuoi ottenere oggi? Io voglio ottenere quello che ottengono tutti, praticamente vorrei lavorare con clienti veri, non vorrei lavorare solo con le agenzie di stock, voglio lavorare praticamente collaborare con le agenzie di comunicazione e riuscire ad arrivare a quei clienti importanti veramente per me, che sono le grandi industrie del food e altri. Beh, io una parte di questi clienti, diciamo che c'ho, con qualcuno ho lavorato, con qualche ristorante, con qualche, però non sono arrivata lì dove voglio io arrivare. Ok, perfetto. Perché allora, non so comunicare, io riconosco questo, il mio problema principale è questo, non so comunicare in modo giusto, perché altrimenti arrivavo da moltissimo tempo a quello che volevo, ma non so. Guarda, io ti dico il punto di vista che credo sia condiviso anche dagli altri giudici. Non è vero che non so comunicare, lo dimostrano le tue foto. Devi cercare di piegare l'uso delle tue foto per raggiungere un certo obiettivo, che è diverso non saper comunicare. Quindi il discorso è: io guardando i tuoi lavori ti dico, sicuramente non sono da stock, perché sono anche troppo perfetti, troppo elaborati. La foto di stocking ha una qualità media molto più bassa. Quindi l'idea che ti ha dato Patrizia è fenomenale, io la sposerei in più. Cerca di appunto trovare il tuo modo, che può essere veramente sul sito ricalibrare il menu e usare le sensazioni. E poi cerca di capire, e questo poi semplicemente mi accodo anche all'altro suggerimento, quello di Sara, mettere una GoPro o se hai una macchinetta secondaria con lo scatto automatico, che racconta tutto il lavoro che c'è dietro a una singola foto. Sì, questo l'ho fatto pure altre volte. Sì, infatti sto vedendo Max ci fa vedere. Però è molto difficile perché io la teoria ce l'ho in cervello. Adesso vorrei fare un sito di presentazione di me e quello che faccio, metterlo proprio nella, come copertina della pagina Facebook, della mia pagina, non della mia bacheca. Mm-hmm. E altre tante cose, però mi è difficile anche dal punto di vista logistico, perché fare questo video che mostra me lavorando, farlo da sola e farlo in modo più professionale è molto molto difficile. No, ma non serve neanche parlare, nel senso ci metti una musica di sottofondo e si vedono proprio degli scatti, magari uno parlando della, delle impostazioni,
Non è facile realizzare qualcosa di molto professionale, perché io ho lavorato pure video, ho le agenzie di stock piene di video, sono tutti video fatti così giusto per vendere sullo stock, ma se stai e li analizzi dal punto di vista qualitativo, non è proprio quel video da pubblicità, è chiaro, no? Allora, tu non devi vendere il video, tu ti devi vendere come fotografo. Esatto, esattamente Corina, ascolta quello che ti ha detto Sergio adesso. Ripeti Sergio un attimino la cosa che hai detto, per favore. Dico, tu non ti devi vendere come videomaker, tu ti devi vendere come fotografo. Il discorso è questo. Quali sono oggi le agenzie che hanno contratti con grosse case di video? Questa è la prima ricerca che devi fare. Con grosse case di? Del food. Quali sono le grandi aziende che si occupano di food? E come faccio questa ricerca, che ho provato a farla tante volte su Google ma non riesco a farla? E lì ovviamente devi scandagliare bene, ad esempio, non tanto i canali ordinari, ma ti faccio un esempio, le riviste per esempio legate alla pubblicità, cioè pubblicità.it, che è una rivista di riferimento. Ci sono alcune riviste legate ad Assografica, a pubblicità, non è pubblicità, non mi ricordo Pubblicità Italia, credo che fosse, quindi ammesso che sia questo. Ci sono canali come questo, ce ne sono tanti, adesso i cittadini non me ne vengono in mente, ma si può andare a sviluppare e andare a ricercare ad esempio tutte quelle aziende che poi fondamentalmente vincono dei premi a livello nazionale e internazionale. Cerca per esempio con delle keyword adatte. Ora qui è difficile, diciamo, andare a enumerarli tutti quanti, ma già per esempio un canale come questo, Bici Italia, ma anche ADS of the World, dove alcune agenzie italiane pubblicano i loro contenuti. E infatti quello che stavo per suggerire anche io era ADS of the World. Sì, i Leoni di Cannes, come Cannes Lion, i premi per esempio Clio Awards, bravo, cioè tutte queste premiazioni che fondamentalmente, diciamo, ogni tanto dimostrano nel loro storico anche aziende che magari si sono fatte avanti, magari non hanno vinto, ma sono state comunque nominate, candidate, 2, 3, 4, 5 anni fa, quest'anno, 10 anni fa, magari andando a vedere i loro riferimenti, qualcosina si trova. I Clio Awards sono questi, ma se scandagli online questo genere di, diciamo, di tematica, quello degli awards, delle premiazioni, ma ti salta fuori l'ira di Dio. E poi, non so se per cortesia, qualcuno di voi mi potrebbe mandare in Messenger, così a tempo perso, quando voi avete tempo, una lista di questi riferimenti che mi date adesso, perché guarda, faccio una cosa migliore, visto che comunque è una cosa che può servire a tanti, non solo a te, e la metto all'interno dell'articolo. La metto all'interno dell'articolo, ok? Così effettivamente, diciamo, quando pubblicherò il video, la metto all'interno dell'articolo come riferimento, visto che ci sarà una nuova call, elenco, insomma, questi canali. C'era anche Guida Monaci, che per esempio io utilizzavo quando dovevo fare un'analisi delle aziende, se ancora campa, perché non ho capito se ancora campa o meno, ma Guida Monaci per esempio ti dava addirittura il fatturato delle aziende a livello nazionale, quindi ti permetteva eventualmente di generarti una serie di liste di marketing da contattare, ma ci sono tanti canali come questo che effettivamente ti possono aiutare. Comunque, per darmi il tempo, insomma, di sviluppare un breve articoletto con questi riferimenti, e su quello poi magari lo spieghiamo. Okay. Allora, c'era anche prima Emanuele e poi Marco che volevano aggiungere qualcosa, mentre Flavio va a fumare il secondo, prima del terzo. Ok, Flavio. Vai allora, Emanuele. Sì, e io, ciao Corina, volevo dirti una cosa semplice, sempre riguardo il sito. Allora, la cosa che riguarda è il menu che sta sulla sinistra. Massimo, se puoi aprire per favore il sito. Sì, stavo guardando l'articolo da fare. Eccolo qua. Allora, in pratica, a me anche piace il sito sulla sinistra, tant'è che anche nel mio template ho messo lì il sito, i vari link sulla sinistra. La cosa che ho trovato... diciamo tra virgolette che non ho capito è che ci sono tutti questi link che riportano a collegamenti esterni, tipo sul Behance di Flavio, i link ai vari lavori a link esterni.
Ok, quindi io questi li avrei messi tutti raggruppati in una sezione a parte e magari avrei diviso, come ti ha detto anche Patrizia, facendo, che ne so, beverage, food, dolci, insomma, quello che cos'è, ma magari a questo punto personalizzandolo e facendo un menu particolare, scrivendo croccante, dolce, salato, liquido, insomma, cose del genere. Vedi che quando io mi sono ho stretto questo contratto con Production Paradise a dicembre, loro come una prima richiesta, diciamo, hanno chiesto di vedere il sito, mi hanno fatto riferimento proprio a questo aspetto, perché io avevo moltissime categorie sul sito e loro hanno detto no, non devono essere tutte queste categorie, devi avere semplicemente un portfolio e una sezione about me e... ma no, forse mi hanno un po' disorientato, mi hanno fatto fare una cosa che non dovevo fare, perciò dopo dicembre il mio sito risulta così, perché io avevo moltissime categorie su, avevo insomma tutto diviso in categorie, per dolci, per primi piatti, per però magari ecco, tra troppe categorie e poche categorie magari una via di mezzo si può ragionare eventualmente. Quindi io adesso non so come era uscito prima, quindi l'appunto che hanno fatto in quel momento magari aveva senso, solo che adesso, come ho notato io, credo che l'hanno notato in tanti, in effetti sono dispersive le categorie così suddivise, anche solo per il fatto che non c'è una gerarchia, cioè io li vedo tutti alla stessa distanza, quindi cioè, persino privacy e cookie policy sembrano pulsanti del menu, ci devono stare per legge in evidenza, per carità, però come ti posso dire, comunque mi distraggono, ecco, mettiamola così, dal tutto. Perché questo è il layout del sito, è il layout che è cattivo, diciamo, non rispetta le gerarchie, non rispetta, non mette niente in bold, capito? Devo fare questo layout, sì. Beh, comunque in ogni caso sicuramente, diciamo, stavo dando, ecco, magari un layout con le foto, con le anteprime più grandi. Però quello, allora, su quello il discorso delle anteprime più grandi a me piacciono pure, però è importante quello che tu stai sottolineando, il fatto che comunque è facile così e si facilita la vita e ruba le immagini. Stavo semplicemente guardando questo tema che ha uno scadimento orizzontale per me che sono alto, e praticamente diciamo che stavo andando, vedi, tutti sono, non ti sento più, non ti sento più, adesso mi sento, sì, sì. Perché no, tutti, vedi, tutti questi siti di photo shelter hanno lo stesso, anche se tu cambi layout non è che riesci ad aggiungere parole, descrizioni di cose, quello no, però vedi, guarda, alcuni di questi stavo notando, intanto quelli che hanno in alto, bisogna vedere dato mobile come si presentano, però diciamo che già potrebbero aiutare. Alcuni, per esempio, vedi qui c'è una divisione del menu, guarda il tema di Darren Carroll, overview, sport, bla bla bla, e poi sotto about, content, già questo tipo di divisione comunque ti crea dei blocchi di gerarchia visiva che facilitano sicuramente la visualizzazione, ma non ti sto dicendo di prendere questo, sì, questo è un esempio. Diciamo che sono un esempio. Il mio è questo, vedi, il mio è questo template come Alice Erdler, quello di sopra nero. Il mio template è un East, questo non ho giù, ecco, questo di Lindsay Adler è mio, sì. Ok, comunque io ho finito, era solo quella la cosa. Grazie. Ok, ma Marco, volevi aggiungere anche tu qualcosa? Sì, eccomi, sarò velocissimo, così non togliamo tempo anche agli altri. Innanzitutto piacere, penso di essere l'unico che non ti conosce tra tutti, quindi piacere. Piacere. Complimenti per i tuoi lavori. Volevo farti una domanda che poi già hai risposto prima, cioè io finché non rispondessi, a te quale pubblico ti rivolgevi, soprattutto come guadagnavi, perdonami, cioè nel senso la risposta è con gli stock, e tu in realtà vorresti chiaramente collaborare con l'agenzia, ho capito bene? Esatto. Ma okay. Anche con clienti direttamente. Questo, esatto.
Questo sarebbe il mio sogno, anche se mi rendo conto che questa è una cosa da grandi fotografi. Tu sei una grande fotografa, da quello che vedo, e qui siamo d'accordo tutti, credo. Quello che può essere il mio consiglio è quello che poi dico un po' sempre a tutti, sarà pure ripetitivo, è sempre il less is more, cioè meno e funziona più, di più. Quindi va benissimo tutto quello che hanno detto gli altri, le foto più grandi, più visibili, sicuramente trovare un layout che renda più giustizia. Quello che a mio primo avviso mi ha colpito la prima volta che ho visto il portfolio è innanzitutto il tuo logo, dove c'è una scritta nera sotto che io non leggo. Io non so cosa, cioè, nel senso, ok, capisco che puoi fare dalle foto quello che fai, ma vedo il tuo nome grossissimo, ma la riga nera, io proprio, no, nonostante riapra il sito quello del mio computer, non riesco a leggere quello che c'è scritto. Sì, pure di questo, sempre questo layout del sito, questo logo l'ho provato in 10 milioni di varianti, niente, anche se tu lo fai più grande, lui lo stringe, perché quello praticamente il layout ti dà quel spazietto e niente altro, lo devo ripensare, devo cambiare. Sì, dice, Corina, digiuna e continua la testa, non sai dove mi va, non metto in dubbio le tue parole, però le vorrei vedere, diciamo, da pseudoanalista, perché l'analista seria è un'altra cosa, cioè vorrei veramente vedere il livello di conversione che ti offre questo sito in termini di visualizzazioni che vengono convertite in pubblico reale, perché continua, diciamo, a essere stringente il principio che ti vede ad operarti su questa piattaforma, e mi chiedo, ma non sarà, per esempio, che il traffico che tu inputi al sito ti arriva solo dall'indicizzazione che arriva su Google, ovviamente andando a digitare Corina Oberstas portfolio o Corina Oberstas, e allora, se così fosse, ma siamo sicuri che è questa specifica piattaforma che ti porta tutta questa visibilità e che ti costringe a farti entrare stretto un vestito così particolare? Quindi sarebbe, è una domanda aperta, non mi devi rispondere, cioè, nel senso, te lo dico da persona che lavora con queste cose, sinceramente. Ma io, Massimo, mi sono chiesta pure io, ogni giorno vado a spulciare tra 10.000 piattaforme. Posso dire una cosa? Guarda, non è questo il momento di, ascolta, non è questo il momento di parlare di analisi, perché altrimenti non la finisco più, però mandami appena vuoi, fai un abstract di Google Analytics, fai un export o nomini temporaneamente amministratore, fammi ci dare un'occhiata a questo punto. Almeno vedo dall'interno qual è il traffico reale, se c'è qui legato un analytics, adesso non lo so. Comunque lascio un attimo finire Marco, scusami Marco se mi sento. Sì, no, in realtà poi si trattava di riassumere un po' quello che hanno detto tutti, cioè manca fondamentalmente, sai cosa appena visto il sito, qual è l'effetto che ha avuto? Per esempio quando su Facebook la gente va in vacanza, prende e scarica tutta la galleria fotografica su un posto, che praticamente vedi solo, cioè vedi mai della stessa foto, quattro angolazioni simili, ma cioè, come dire, si autoannullano, perché sono troppo insieme, ed è un peccato, per quello forse siamo pure dilungati tanto, perché penso che tutti siamo concordi sul fatto che, come è stato citato all'inizio, non ricordo da chi, perdonatemi, che sembra un po' un'occasione persa. Quindi cercare di appunto, cioè, dare più giustizia a queste foto e farle vedere meglio e trovare pure un layout che te renda più giustizia non è così difficile. E ultima cosa, mi allaccio pure a quello che hanno detto gli altri per quanto riguarda lo storytelling, è assolutamente, o fare il montaggio video, sì, interessante, però secondo me può metterlo in un unico showreel, perché io cliente che, ok, capisco da un video oppure un mix di vari servizi fotografici, di pezzi su come lavori, però voglio vedere la foto finita, fatta bene, ne voglio vedere poche, perché io ti do tempo, mentre guardo un portfolio, 40 secondi per sfogliarlo. Io qui 40 secondi ci perdo solo per navigare il menu, perdonami la crudezza. Ok. Quindi, cioè, concentrati sul, va bene, va benissimo la questione dello storytelling, però se tu ti vuoi dare a dei clienti più grandi, delle agenzie, raggruppale, come ha detto Patrizia, come ha detto gli altri, per categorie, che siano per il fondo colorato o nero, che siano per Panini rispetto a... Perché così poi addirittura puoi avere, alla Bacardi, mandare le foto solo di drink, e dai il link alla galleria solo dei drink,
o certo, perché loro sono interessati solo di quello, vedere esatto, quello. Siccome sei bravissima in tutto e c'è, e tu dici c'è paura che non sai comunicare, e come dicono pure gli altri, comunichi tantissimo, perché sono proprio no, io so comunicare nella teoria, so comunicare nel mio cervello, ma non tu comunichi con le immagini, raccontare. Devi solo smistarle, è come l'overthinking, cioè quelli che pensano troppo tutti insieme, tipo me. Devi fermarti e ti dire, ok, tolgo pure un po', però do più respiro al resto, anche perché poi queste foto sono pure il sogno, penso che tutti gli altri saranno d'accordo, quindi grafico, perché hanno aria intorno, c'è possibilità di mettere scritte, personalizzarle graficamente. quindi sì, devi secondo me invece smaltire e da più e dividere, cioè perché tu consideri veramente l'attenzione che dai al portfolio mentre lo sfogli, io ho visto pure sia quando li consegnavo sia quando me li davano a me, è pochissima, quindi ok, visto, brava, sì, per un attimo, appena ho visto il sito, sembrava veramente, come pensa ha detto Massimo, che tu fossi un amante del cibo e queste cose le hai prese da Pinterest e messe lì sul sito, poi leggevo la ricetta. Quindi passa anche perché ti puoi permettere pure di girartela, tra virgolette, perché sei brava. Quindi non c'è bisogno di tirare tutto giù, tutto insieme. Ma sei molto più... Sì, perché certo, tu comunichi e comunichi tanto con le tue immagini. Quindi trova il modo, visto che pure insomma c'è una rete di persone esperte che conosci, approfittane e basta. Ah, allora vi romperò le palle a tutti. Perché grazie, meriti, grazie. Meriti. Va bene, allora lasciamo l'ultimo commento a Flavio che voleva chiudere un attimino, così finalmente passiamo. Si prepara in atto di partenza Emanuele Mancini per l'utente Nazario, che sarebbe Raggia. Allora, Flavio. Ah? Pronto? Ah. Eccomi, mi sentite? Ecco. Allora, ho dei problemi con le cuffie, scusatemi. È un intervento che in realtà calza a pennello per lei, ma va bene un po' per tutti, quindi cerco di non dilungarmi comunque. Partiamo dal presupposto che il branding, la costruzione di una brand identity è una cosa lunghissima, non è una cosa da oggi al domani. Io prima del Creative Pro Show non sapevo chi fosse Corina. Corina dopo il creative comunque si è messa in gioco sui vari social, sui vari gruppi creativi e quant'altro, quindi già hai fatto secondo me un grandissimo passo avanti, perché adesso ti conoscono comunque bene o male tutti nell'ambiente da come abbiamo potuto vedere. E non mi starei a ossessionare troppo per questa cosa, il consiglio che ti ho già dato anche in privato era quello di fare mente locale su quali siano i tuoi plus, capire come spingerli e da lì cercare piano piano di creare una brand identity forte, efficace e memorabile. È inutile che adesso stai tutto il giorno, tutta la notte che non ci dormi a pensare a come migliorare o a come no, se non sai cosa migliorare. Questo è un discorso che vale per tutti. Un altro consiglio, spero tu non ti offenda, che già ti ho detto in privato, ma può essere utile sempre agli altri, è sicuramente l'atteggiamento. Nel senso che comunque ti sono stati dati da persone sicuramente più referenziali, attendibili di me, determinati consigli e puntualmente hai, diciamo, chiamiamola una scusa. La scusa a noi non serve, sinceramente non serve neanche a te, senza offesa ovviamente. Questo atteggiamento di trovare ogni volta una scusa ti penalizza, te lo dico perché ci sono passato in primis io. Avevo sempre la scusa, non c'ho tempo, non c'ho questo, non c'ho quello. Si trova, lo devi trovare, altrimenti vuol dire che non è troppo importante, ok? Inconsciamente magari non la trovi una cosa importante. Quindi se adesso stai nel caos mentale perché ti sono state dette tantissime cose, tantissimi input ovviamente, prenditi il tuo tempo con calma per metabolizzarli e trovare il modo di sfruttare questi consigli però creandoti una tua strategia, una tua strada. Non è detto che quello che abbia detto io, abbia detto Max o Patrizia sia giusto per tutti, o soprattutto magari non è giusto per te, anche se l'idea di Patrizia secondo me era geniale. E, un altro consiglio me lo sono scordato e quindi andiamo avanti. Va bene, l'idea di Patrizia la metterò
la metterò in, diciamo, la farò subito perché mi è piaciuta pure a me. Va bene, allora ringraziamo Corina, ringraziamo grazie, i colleghi tutti. A questo punto insomma facciamo un passo in avanti e dicevo, tocca a Emanuele Mancini alle prese.